Sì, buonasera a tutti e benvenuti in live. Oggi proviamo a fare qualche live su GTA 5. Siamo qui in ospedale con Emily Moore, la dottoressa Emily Moore. Siamo qui in ospedale sperando che ci sia qualcosa da fare. Ah, già arriva qualcuno. Salve, buonasera, ha bisogno? No, Sì. Non avete bisogno? lui Mi sì. dica. No, vado da GG, è Ah, ok. il mio amichetto. Almeno un Buonasera. problema l'abbiamo Bella risolto. GG. Carissimo, come va? Io mi fido di te, quindi, Dica. come al solito, prelievo. Ah, il prelievo? Sempre io. Perfetto. Sì, devo donare. La donazione. Prego, venga, venga. Andiamo. Donazione. Eh sì, di sangue. Forse dovrei farla anche io la donazione. Che ne pensa, dottore? Gruppo sanguigno è. Un attimo solo. Sono di gruppo sanguigno B. Guardi, ripassi magari tra un paio di settimane. Un paio di Presa io. settimane? Bene, iniziamo la prima chiamata. Los Ripassare tra Santos un Medical paio Center, mi di dica qual è la sua emergenza. settimane. Salve. Buonasera. Avrei Buonasera. bisogno di un medico, un'ambulanza Dove? allo Yellow Jack. Ok, arrivo subito. Grazie. Arrivederci. Energy. Ok, intervengo alla chiamata che ha appena risposto, quindi vado allo Yellow Jack. Dato che siamo. C'è qualcuno che vuole venire? Moore? Stai andando a Sandy? Da dove viene la tua chiamata? Alla Sandy? Io sono da lì, sì. Allora penso la sia la stata la Va stessa. bene, cosa c'è? Cosa ha Dico detto la coltello. tua? Che c'erano due feriti alla sceriferia. Vabbè, hanno detto un'altra cosa, però vabbè, facciamo uno per uno. Facciamo prima una cosa, poi un'altra. Ci Sì. vediamo prima allo Yellow Jack, che c'è bisogno di un medico, e poi andiamo alla sceriferia. Ah, se lo sapevo prendevo un altro mezzo, non avevo due Tu mi hai detto se sei tu su tu, mica. mezzi. No, Mi ha pensavo chiesto, vieni da che Sandy? fosse. Io sì, sono da Sandy. La No, risposta. pensavo fosse la stessa chiamata da due persone diverse. Vabbè, facciamo prima lo Yellow Jack, ho risposto Vabbè, io, lo poi carichiamo su e andiamo a andiamo contro. Sandy. Se dipende, se c'è da rianimare, carichiamo su, poi andiamo a Sandy all'ospedale, rianimo. Ah, sì, va bene. E poi tu fai vedi cosa hanno i due feriti in caso. È una forma che andiamo a aiutare queste poche chiamate a Sandy Shores. Io e la dottoressa Moore stiamo andando a Sandy Shore per le due chiamate che abbiamo ricevuto. Ricevuto. Perfetto. Ma c'è il primario la direttrice? Ci sono entrambi, sì. Ma dove sono? Che non si entrano, non si vedono. Il primario è praticamente oberato di lavoro per la sala dei certificati per il porto d'armi. Ma i certificati hanno una scadenza o valgono all'infinito? Non glielo saprei dire. Penso siano infiniti. Perché tipo se uno qualcuno gli viene ritirato il porto d'armi, no? Penso che scada anche, diciamo, il certificato. Suppongo di sì, però dovrebbe saper parlare col primario che è lui che li rilascia. E la direttrice l'ho sentita prima, non so se è ancora in servizio. Come hai fatto? Che tastino hai schiacciato per cambiare? Il tastino R. Ma non lo sapevo. Non lo sapevi? Ci sono un sacco di bellissimi stilemi. Questa è Ma è la più bella. stupenda questa. Vedi, non c'è nessuno da rianimare, è una persona curva, cioè. Ho capito, vai. Salve, che è successo? Salve. Chi ha chiamato? Martino per me. Salve, Tutto venica. ok. Sto male. Cosa che ha? Mi hanno tirato tre pugni, questo vecchio qui per Ok, sa che sbaglio. con l'ambulanza Io andiamo non l'ho tirato, all'ospedale. io l'ho Sa difesa. che è un'ambulanza che andiamo all'ospedale. Ok. Deve salire dietro, signora.
Ok. Aspettate. No, siamo di fretta, siamo di fretta. Giustino! Siamo di fretta! Siamo di fretta, m'hanno prego. Picchiato. Ma... Io Martino, con la merda. Che cavolo, siamo di... Signore, siamo... Madonna mia. Siamo di fretta, signore. Siete di fretta? Sì, ho un'altra emergenza, sì. 16 ore all'ospedale. Ah, proprio all'ospedale già. Esatto, quindi... Sì, quello... Sceleria, sì. A quello correvamo velocemente a Sandy Shores, così cioè, la portavamo sia lei, io mi trattavo di lei, il collega fa i pazienti che sono a Sandy. Io c'ho bisogno di un po' di ghiaccio, tipo. Mi hanno picchiato sulla faccia, mi hanno tirato due pugni. Signor Piceno, è già la seconda volta, eh. Lo so, abbiamo una clientela un po' rissosa, lì. Notato. Che devo fare? Perfetto, io corro a vedere i pazienti di là. Sì, perfetto. Venga, prego, facendo pure, venga con me. Eccomi. Poi dimmi se c'è bisogno, Morfeo, che vi faccio veloce, ho solo un pugno. Perfetto, gira pure. Ok, guarda, le do sto ghiaccio, intanto lo tenga sulla ferita. Grazie. Perfetto. E... Dove do siete? Degli antidolorifici. Oh! Ci serve un medico urgente, abbiamo tre persone a terra, abbiamo un medico urgentissimo. E questi sono gli antidolorifici, guardi, ecco qua. Grazie. Venga anche lei. Scusi per la fretta, urgente, purtroppo sono tre persone a terra, quindi siamo solo in due medici. Prego, prego. E... Mi fa fattura piena anche per il ghiaccio? Sì. Boss, preso la telefonata. Per favore. All'assicurazione? Sì. No. Mi faccia 300 per sta visita veloce. Sì, sì, era $300 sta qua perché tanto è solamente un po' di ghiaccio. Grazie. La firma qui sul tablet, perfetto. Bella. Grazie. State già andando verso la pompa di benzina di Sandy Shore? Ci serve assolutamente delle ambulanze. Ma intanto siamo qui vicino all'ospedale, siamo. Non lo so, comunque siamo già in due, quindi valutate voi se venire o meno. Se vi serve un'altra ambulanza, veniamo su, c'è un problema. Sotto. Mamma mia. C'è già il suo collega. Non parlo con il medico. Oddio mio, ma che è successo? Salve, dottoressa. Allora, tre tentati omicidi. Quella sinistra ha un taglio sulla pancia e un taglio sulla schiena, quella destra ha un taglio sulla pancia, quella sinistra ha il battito debole, sono anche quella destra. Sono tre persone prive di sensi, potete fare voi se volete. Siamo qui già qui noi due. Sei capito. Siamo già andati all'ospedale, non c'è bisogno. Ok, devi caricarla sull'ambulanza. Già caricata, ma no, non è caricata. C'è posto nell'ambulanza, devo farmela a piedi. Con le pattuglie, quelle pattuglie riuscite a portarcela? Con le pattuglie dobbiamo andare in ambulanza. No, ho detto niente, Sì. No, è Morfeo, la faccio io, untando questo qua. Ok, l'ho messa. E quella lì, tienilo in braccio che lo portiamo... Perché le persone qua trovate, se qualcuno fa una chiamata di soccorso, dovrebbe rimanere qui vicino. Che cazzo sta succedendo qui? Fatelo portare con una pattuglia, Morfeo. Questa moto che sta passando qua dietro. Agente, possiamo caricarli? Sto ferito? Aspetta, venite dietro. Andiamo allora. Tanto le chiamo bene la barella, perfetto. Ok, tiriamolo giù, ok. Attenzione.
ce n'è un'altra in ambulanza? No, una sola alla volta, partiamo. Ok. Non tocchi il sedere, Balanza, dai. Sai, devo reggerla da qualche parte, wait, fai inizio. Perfetto, io ci sarà la targhetta addosso. Vabbè, la metta qua sul lettino, cosa sta lì in mezzo a fare il palo? Balanza. Mi ero un attimo incantato, scusi. Ma Balanza, un momento. Non so. No, però lei... Ma... Primario? Vada. È impegnato, dia a Marashal. Servirebbe un porto d'armi. Falli attendere nella hall, poi li faccio salire io. Ricevuto. Ok, non togliamo sotto che dopo sanguigno è. Ok, gruppo A. Uno, due. Ci stanno arrivando. Ma c'è solo lei in servizio, non capisco. No, c'è anche il mio collega, adesso sta arrivando con l'altra pattuglia. Solamente due in servizio? No, ma siamo in due, PSD. Un'altra collega prima che ha risposto. Sì, Waves, dica. Questa perde ancora sangue. Ok. Signorina, mi sente? Che è successo? Si siederà sul lettino, si siederà sul lettino. Si siederà sul lettino, che è successo? Mi sa spiegare che è successo, signorina? Niente. È ferita da qualche parte? Coltellata in pancia. Oh mio Dio, ok. Controllo subito se c'è una perdita, un attimo, so che... Oh sì, c'è una piccola perdita, un attimo. Ok, tampono le ferite intanto. Ok, perfetto. Le ricuccio... Collega, abbiamo un problema, non riusciamo a tirar fuori la... devi chiudere gli occhi. Dottore? Sì? C'è una signorina per terra, le abbiamo messo la garza, ma... Ok, le suturo le due ferite. Le do un po' di morfina così non sente dolore. Ok, perfetto. Continuo a ricucire le ferite. Ok, perfetto. Doveva esserci dei punti, signorina. Si alzi un attimo. Si sieda, si alzi in piedi un attimo che scenda pure. Le metto delle fasciature intorno all'addome per le due accoltellate, diciamo, qua. Due ferite. E mi raccomando, non faccia troppi sforzi. Perché se saltano i punti potrebbe perdere molto sangue. Sono ferite con 3 punti, 4 punti ciascuna. Secondo solo, eh. Ok, perfetto. Bene, fasciato. Adesso venga pure qui un attimo che la visitiamo subito, ma c'è un'altra persona a terra lì. Si mi lascia solo i suoi documenti innanzitutto e poi dopo la arrivo subito. Scusi, ma i documenti non possiamo fare dopo, c'è una no, che sta morendo. Chi è. Ok, perfetto, sì, adesso arrivo subito. Ok, permesso. No. Attenzione, attenzione, permesso, permesso. Vada, dottoressa, vada, vada, vada. Ok, vediamo che cos'ha. Allora, ecco. Oh, collega. Sì. Okay. Il paziente... Dov'è l'altra paziente? Macchina, non siamo riusciti a tirarlo fuori. Mi senti? Ok, c'è un telefono.
Due nella pancia, ok. Sceriffo, lei mi vede? Ha due ferite. Sì, dottore. Tutto... Vabbè, chiaramente. C'è per caso anche la dottoressa Moore in questo... Sì, la dottoressa è là. Perfetto. Ok, allora, sì. Devo rianimare la persona, quindi cerchi di lasciare un gruppo sanguigno addosso. Non riesco a togliere la targhetta addosso. Non esistono più le targhette, porca miseria, adesso non potevo andare per forza a lasciare l'assicurazione sanitaria. Waze? Sì? Mi dice lei poi quando... Portala di analizzare il sangue. Sì, quando portiamo tutti in centrale per chiedergli cosa è successo. Ho capito. Aspettiamo le cure, quindi. Devo portarla ad analizzare perché non ho l'assicurazione. Ok, facciamo un piccolo prelievo. Io devo cambiare vestite. Sì, c'è uno spogliatoio di là in fondo a sinistra, prima dell'uscita. A destra vada e in fondo a destra, poi giù. Salve, il camerino. Signora. Ok. Dottoressa, devo sì. Analizzare che anche io devo analizzare perché non aveva nessuna non aveva l'assicurazione, quindi ho dovuto fare l'analisi, diciamo, del sangue. Grazie. Paru e Olli di aggiornamento abbiamo trovato. Gruppo A. Uno, due. Seria, mi sente? Ok, adesso sì, lentamente si mette sul lettino, lentamente. Ha due ferite sull'addome e una sulla schiena. La signora si è vestita. Si metta qui sul lettino, per favore. Sceriffi, ok, le dovrò suturare le due ferite che c'ha. Perde un po' di sangue adesso. Devo tamponare prima le ferite in modo da interrompere un attimo la perdita di sangue. E poi dopo le devo ricucire le due ferite, ok? Mi sente? Sa dove si trova? Anche pensarci voi, però se avete bisogno... Vi ok, arrivo subito. Pronto. L'ospedale descende. Ti vieni. Ok, tampone le ferite. Allora tu vai, io non so. Ok. Le cucio, farà un po' male, forse le do un po' di morfina per non sentire il dolore, ok? Cazzo. Signora. Ok. Mi vuole dare si dirà un po' rilassare, dirà molto meno il dolore adesso. Ma proprio una dormire, si puoi dire ai dettagli successivamente. Io non ricordo persona coltellata. Va bene. Ok, perfetto. Si giri sulla schiena per favore un attimo. Che devo signorina, cucire pure il foro sulla schiena. Di seguirmi. Sì. Fare fusa, signora. Lambert. Sì. Signori? Ti preoccupi? Signori? Sì. L'altra signora ancora deve aspettare un attimo. Che devo sì. Visitarla. Sì, aspetto io. Ah, vabbè. Ok. Lambert. Sì. No, vabbè, allora niente. Io aspetto. Signorina. Ok. Deve entrare. Ah no, pensavo. No, niente. Deve aspettare. Perfetto. Aspettiamo gli altri. Ok, seriamente. Senti ora. Deve aspettare di le essere. Le do degli antidolorifici. Grazie, okay. Buon lavoro. Arrivederci. Prenda queste dose di antidolorifici per 3 giorni finché non ripassa il dolore.
Adesso le devo fasciare l'addome perché i punti sono molto fragili. Deve stare molto attenta a non fare troppi sforzi, perché altrimenti rischi di saltare i punti, ok? Ok, faccio sta parte di addome che comprende anche la ferita sulla schiena. Sono allo stesso livello circa di altezza. Ora può rialzarsi lentamente dal lettino. Ha ancora questo effetto di morfina, quindi si tira poco dolore. Ma appena finirà l'effetto deve prendere subito gli antidolorifici, ok? Sì. No. Perfetto, okay. Intanto sta meglio ora? A posto, fine, sì, fine. A parte che vorrei essere vestito. Sì, adesso subito mi faccio fare... Faccio dare un attimo di opportunità, così registro la cartella. Sì. L'avete presa? Che? Okay. Tipo col giacchetto rosso, capelli biondi. Ah. Il signore è a posto? Sì, dovrei fare la fattura. E poi ah, la testa. Sì, faccia sì, la fattura. Sì. Arriva subito, signore. Perfetto, allora. Lei l'assicurazione? Sarà lei il detective? No, perché ho cercato il foglio, non ce l'ha. Ah, sì, io sì, faccio una fattura altro... di 1300 vabbè, dollari vabbè. Per rianimazione più cure dell'intervento medico a seguire. Con voi, vabbè, sta bene qui fuori che deve essere ancora visitata completamente per accertarsi che stia bene e poi la dimetto pure a lei. Lei si è rivestita nel frattempo, quindi adesso sono andare a vestirsi pure lei, poi la lascio ai sceriffi. Le sue cose. Prego, pure, esca pure, prego. Signorina, ora venga pure un attimo che controllo un attimo le ferite se stanno meglio e... Liam. Può stare da sceriffi. Dai, là c'è un distributore di bevande qua dietro, dopo la porta. Perché riesco a scroccare, grazie. Preferirei anche non muovermi più di tanto. Verania. Potresti stare meglio. Sì, sì, la sul lettino, per favore. Allora, Lambert. Signorina. Vabbè, stiamo in piedi, non è importante, stiamo in piedi. Balanza. Quindi l'avete presa o no quella con la giacchetta rossa? Sì, allora, le fanno male le ferite adesso? Ok, forse ancora ha fatto effetto di morfina. Vada con le do anche lei degli antidolorifici come ha dato la sua amica da tenere per usare per i prossimi giorni. Non ho capito cosa... non ho capito... avete preso la chiamata? Sì, l'ho presa io. I cotteristi sono tutti su, è vero? Chi, scusi? Elicotteristi, di elicotteristi ce ne sono. Sei su, però. Ok, tieni sta proviamo ad andare noi intanto con l'ambulanza. Poi, se serve, ti richiamo. Ok, qui c'è l'antidolorifico. Fede, sti antidolorifici se sentirà molto dolore nei prossimi giorni. Ok, perfetto. Ti avevo già presi, però, se me li puoi ridare un attimo, che prima era in fretta. L'assicurazione lei ce l'ha? Niente. Mi ci ho preso i documenti alla signorina l'altra? Sì, sì, già fatto con l'altra, già fatto. Posto, a posto. Sì. Sceriffo, silenzio, si sente tutto qui. Ok. Ne faccio la fattura anche lei, dimmi, sono 1300 dollari per la rianimazione più cure mediche. Qua mette la firma, perfetto. Si sente meglio adesso? Allora, dottore, significa? Lei è entrato da poco? Sì. Ok, perfetto, prego. Grazie pure. Scusate, mica tra i pazienti sopra potete chiedere se c'è un qualcuno col taxi nero? Può dimetterla? Diceva, scusi. Aspetti, aspetti un attimo. La può dimettere? Sì, sì. Perfetto, signorina, se ci può sopra seguire. Dove? Mi ricevete? 10-4. Dai, segue. Ok. Le porto segue pure la signorina col cappuccio di sotto. Venga pure. Arrivederci. Grazie, dottori. Sempre puntuali siete, davvero. Si figuri. Ottimo, ottimo lavoro. Grazie mille. Ma intanto compilo le cartelle. Mamma io. Mia, che serata. Sì, compilo anch'io le mie. Ho solamente mandato il nome e cognome senza compilare con niente.
È l'altro ascensore. Sì. È qui. Mamma mia, era live, ma intanto c'era live avanti, io manco... Non mi sono accorta. Dottori. Salve, dottori. Salve. Buonasera. Avete bisogno? Sì, io dovrei fare un controllo delle bruciature di ieri. Lei è? Ermelinda Romeo. Secondo solo. Ah, Romeo di cognome. Sì, non lo lei, sapevo. Signor Piccino, no, non sapevo. Io sì, beh, accompagnavo Ermelinda e volevo sapere se c'erano qua Charlie e... Gwen è la sorella di Virenia, forse. Charlie! Charlie non l'ho visto. Non l'ha visto. Non lo so. Gwen, Gwendalina, qualcosa del genere. Possiamo dare informazioni. Sì, una roba del genere, Waves, non so. Okay. Sarebbe chiamata Gwen, comunque. Liam la conosce. Per le fratellie, giusto? Aiuto. Un attimo. Okay. Le balance, aspetta. Salve. Buonasera, signore. Che c'è buonasera. Qua? Che c'è qua? C'è l'armadietto di medicinali. Sì. Mi perdoni, scusate, l'altro tizio che era con la giacchetta, dove si trova? L'avete già portato via? Quelli che vado un attimo in bagno, arrivo subito. Ok, là giù il bagno se ti serve. Eh? Ah, ok. Signora Romeo? Sì, devo sapere... A posto? Sì. Perfetto. Quattro lati, tutte e due. Perfetto. Vabbè, allora, cioè, lei non deve più fare niente, la signorina? Beh, poi, aspetta. Che noi stiamo andando via. Oh, ho sentito il vecchio, dov'è? Deve fare la visita, allora. Eccomi, devo fare io il controllo. Sì. Cioè, lo facciamo insieme. Buonasera, sì, Nicolai. Non c'è problema, oddio. Valenza. Ciao. Prego, venga pure. Si metta su uno di questi due lettini qua, intanto arrivo. Ok. Allora, dalla sua cartella vedo che ha...
subito un'inazione per ustioni di secondo grado sulla maggior parte del corpo, più ustioni di terzo grado sulla pancia. Quindi opto di controllare prima la pancia, dato che ha le ustioni più gravi. Direi di sì. Vediamo un po'. Direttrice? Allora, dimmi. Il signor Taniello a fare una terapia un attimo al Vanilla, che ha bisogno. A fare? Allora, se le faccio una terapia fa male? Ok, un pochino. Ok, e vedo che comunque le ferite da ustione, diciamo, stanno, diciamo, migliorando con la crema che le hanno, il trattamento per le ustioni, la crema, diciamo, adatta sta funzionando, vedo che sta, okay, sta creando una specie di strato sopra le ustioni per evitare di rigenerarsi la pelle. Ovviamente immagino ci vorrà un po' di tempo. Ovviamente sono ustioni di terzo grado, quindi ci vorrà molto di più perché... cioè, non so se c'è grado 0, primo grado, secondo grado, terzo grado, quarto grado è il più alto di tutti. Certo. E terzo grado è molto alto, quindi ci vorrà, sì, un bel po'. Io opterei qualche anno, forse, per ora che passano totalmente, iniziano a sparire le cicatrici. Però vedo che comunque la crema, il trattamento sta funzionando, quindi... Ok, quindi proseguo così. Sì, sì, ma per adesso va bene. Magari passi tra una settimana a vedere se stava meglio. Adesso lo scrivo in post-it sul nostro database che passerà tra una settimana, quindi il 10 di settembre passerà a fare un'ulteriore visita per vedere se migliora e andare così via deciderà ogni medico quando quanto farà tornare per le visite. Ok? Ok, d'accordo. Per adesso va comunque bene, va tutto bene, ecco, quindi se vuole le cambio le fasciature sull'addome, se vuole, solo questa posso fare, se vuole anche. Ma guardi, in realtà quelle me le cambio io ogni okay, sera. Allora, perfetto, allora ha fatto lei, quindi perfetto. Sei molto attenta, usi guanti. Esatto, sì, perché... sì, lo so. Usi mani sporche che sennò potrebbe infettarsi la ferita. Esatto. Sì. Perfetto. Perfetto, allora... Comunque andrà sempre a migliorare, perché vedo che è già migliorata un po' leggermente da ieri. Si dovrebbero curare, insomma. A posto, allora, le auguro una buona serata. Buona serata. Le devo qualcosa? No, non si preoccupi. Ah, va bene, grazie. È solo una visita. Arrivederci, buona serata. Va bene, arrivederci. Ehi. Sento da Sì. Che c'è? Dove vai? Dai, quelli che avevano bisogno poi. Non lo so, infatti devo chiamarli ora. Sì. Oh, scusate. No, prego. Devo dare una chiamata. Scott, mi ricevi? Dottor Scott, mi riceve? Penso siano impegnati. Dimmi. Necessità allora di un elicottero oppure no? No, no, abbiamo fatto... comunque. Ok, ricevuto. Oddio, un gatto. Un gatto. Ma a me non sembra un gatto, però. Cos'è? Un cane del deserto, sembra a me. Oh mamma. Sono molto aggressivi, devo stare molto attenti. Comunque ho notato che si è aumentata la flora... La fauna, sì, la fauna... Sì. La flora qua nel deserto è un po' la rara fauna, vederla, però... La fauna del bosco aumentata e anche nel deserto. Sì, sì. C'era un cane nel deserto che mi stava attraversando la strada in autostrada. Stavo per investire, però l'ho evitato. Meno male. Però nel bosco... Ma questo era il primo animale che vedevo qua da un po'. Però di notte mi era stata telefonata, c'è stata un'aggressione da parte di un puma ad uno sceriffo. Io oggi è stato ricoverato un paziente con dei morsi sul fianco e dei graffi sul braccio. Sono aumentati pure i puma, no? I pumi. Si dicono pumi o i puma? Penso sia i puma. Quella lì con la moto la fa là sotto, guarda, che sospetto. Non vedo. Là sotto vedi la moto che si rende in autostrada. Ah sì 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 sì. Che sospetto. Ah, comunque, ti dicono i pumi o i puma?
Secondo me è i puma. I puma? Sì. Comunque... Perché i pumi sembra più tipo i puffi. Comunque sono aumentati nel bosco e sono molto aggressivi se ti beccano. Va bene. Considerato che ieri sono andato a fare una gita nei boschi con Giustino e il dottor Liberti. Ah, e niente. Meno male che non siamo riusciti ad arrivare in cima. Cosa è successo? Si è messo a piovere ed eravamo con la macchina di Giustino, una berlina scassatissima, senza neanche il contachilometri. E niente, si è impantanato. No, e niente. Sì, sì. E poi come hai fatto per tornare a lontano? Sfortunatamente c'era lì vicino la falegnameria, abbiamo chiamato un taxi. Capito. Mamma mia, non mi aspettavo questa chiamata così aggressiva. Ma è anche io, che avevo un paziente ferito. Tu hai parlato. Io ho sentito due feriti, ma in verità erano tre. Tre privi di coscienza, ma manco feriti. Cioè, sì, feriti sì, vuol dire tanta roba, ma privi di coscienza è un'altra. Tra l'altro io ho rianimato una volta il paziente, ma non si è rianimato, ho dovuto rianimarlo. Ah sì, ma spesso è grave, molto grave, quindi devi rianimare due volte. Ho notato. Ok, vado un attimo in pausa, dito al desk io, che mangio lo yogurt e arrivo subito, ok? Io andrò fuori servizio. Ok. Buonasera. 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 Quindi... Delle fasciature. Buonasera. Quindi la cura basta così. Ragazzi, io vado un attimo nella sua toglia. Le possiamo anche un attimo... C'è un paziente. C'è un paziente. Per me? Ah, nella sua toglia? Le porto qua sì. Per... Sì, ah, no, poi le buttate una volta che le ha tolte. Adesso lo so. Non devo cambiare, cioè, per quando no, quando... questo qui adesso stasera magari è meglio che rimanda un attimo a riposo, o poi già domani penso che sarà tanto a posto. Tanto non fa niente tutto il giorno, quindi scherzo. Cos'è il capo, eh? Sì, è il capo, il capo allora, dei capi. Ci sta che non fa un cazzo sul giorno. No, sì, è quello che lavora di più. Allora uno scemo, scusa, il capo lavora più di tutti. Il capo delega. Diglielo che è uno scemo, che lavora troppo. Adesso aspettiamo che si riveste, gli prendiamo un attimo i documenti. Lo piazzo in ufficio, lo faccio stallare, lo faccio altro muovere. Ubriaco, qualcuno vuole venire con me? No, mi sono fuori servizio. Ti voluto salutarvi. Phil, vai tu. Vado io, se no vado io. Ah, ok, vai. Dottore, c'è la mia collega che... Vieni con te che sono... Vieni con... mi hai fatto un'ambulanza, allora? Vai. No, è indifferente, io non ce l'ho qui. Vieni mia. Dottor Morfeo, fuori servizio. Chissà che è sta persona? E se l'ha presa la chiamata? Sì, l'ho presa io. Questa persona è stata trovata priva di sensi. Si pensa che avesse bevuto e che abbia perso i sensi per questo motivo qua. Capito. Quindi... Oddio! Rochelle! Serve un medico al medico! Rochelle, che si è lanciata fuori l'ambulanza? Io questo si è picchiato con quell'altro che avete acciaccato. Ma? Questo manco l'ho visto io. Io mi sono fumato, io mi sono fumato dell'erba medica, mi ha fatto più male che bene. Posso venire con voi in ambulanza? Salga. Dietro? Sa che è davanti, così la paziente sta dietro. Ma vabbè, davanti... Ma c'ha messo allora paziente. C'è la cintura? Sì. Ok. Vediamo? Sì, vai. Lo scelto, stai bene?
Mi sentite? Ma solo io ho avuto dei problemi. No. No. Anche io. Mi senti, Rochelle? Sì. Stai bene? Sì. Perfetto, no, perché si era andata l'ambulanza. Vai avanti. Ma che cacchio c'hanno sti qua? Sta bene anche il paziente davanti. Beh, ancora un po' svenuto, mi sa. Tra poco si riprenderà. Spero in ospedale. Poveraccio, si è preso a pugni con quello che gli stava lì. E l'ha preso. Ma chi cazzo parcheggia per passare l'ambulanza? Mamma mia, che persone irrispettose. Ma? Mi sentite? Vabbè, sì. Ma io sono, tipo, non sono più in città. No. Ma? Io vedo... Cosa è successo? È crashato a tutti. Sto riloggando. Allora, intanto che sta riloggando, io vado un attimo a FK, vado a prendere un attimo qualcosa da mangiare, arrivo subito.
poi scappare. Che fastidio, attraversa la strada. Rieccomi. Tutto il bug delle voci che sentiamo. Sta ancora caricando il tutto, quindi... Quanto ci vuole a caricare? Hola. Fatemi cambiare ambulanza un attimo, che non è neanche più mia, non è. Ma? Ma ha preso una persona? Cosa? Ha preso una persona? No. Ah no, ok. Cazzo di NPC. Comunque, rieco qua la live. Hello. Salve, ma l'ha presa sotto? No. Ah, ok, no, perché allora forse ti ho preso sotto mentre stavi, diciamo, ti stai svegliando. Ah, può perché darci. Sto prendendo sotto qualcuno. Minchia, ma ho mosso molto meglio di quanto mi ricordassi, cioè. Non so come sia possibile. Vabbè, vabbè. Averci. Sì, non passare davanti all'ambulanza, però. Cioè...
Uè. Buonasera. Dottoressa Moore di nuovo in servizio. Rochelle? Sì? Alla fine quel tizio? L'ha curato Phil perché ho avuto un mancamento anche okay, io. Va bene. Boh, di meglio non ho trovato. Va bene? Abbastanza. Sopra con me? Ovviamente sono la dottore, però lei come sta? Si sente bene? Abbastanza, sì. Ok. Di buon lavoro. Buona serata. Una sessantina di caffè. No, due. Lascia, devo lavoro arretrato. Giorgio G. Sì, un pochino. Stavo facendo terapia con il signor Tanillo e ho avuto un mancamento. Capito. Terapia. Che tipo di terapia? La mignottoterapia. Cosa? Sì, 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 una terapia sperimentale per le persone timide. Molto timide. Infatti l'ho portata al Vanilla dalla dottoressa Giovannona, che non è dottoressa, però lo aiuterà sicuro. E le è piaciuto? Stavamo facendo terapia e purtroppo si ha avuto un mancamento. Beh, mezza città ha avuto un mancamento. Ma Rochelle dove sta? È lì. Dove? Prima la vedevo. È andata dentro adesso, la giù di là, nel laboratorio. Ma no, se andate su Sandy Shores prima c'erano tre persone nei privi di sensi. Casino. Ah, ieri sera, quando tu sei andato fuori servizio, poi anche Tony è andato fuori servizio, sono stati fortunati fuori servizio, sei rimasta sola, no? Tre persone a terra, ho avuto una chiamata a paletto per una persona che grida da un boomer. E poi una chiamata downtown, all'ospedale via al garage, con tre persone a terra ferite. Ed è dove da sola ero. Tranquilla, è normale. A me ieri pomeriggio mi è successa la stessa identica cosa. Mm-hmm. Ho avuto sei chiamate, di cui tre assenti per un incidente stradale, due in ospedale. Cosa? No, un incidente stradale. Ma due in ospedale. Ma è rimasto reanimare? Sì, tutto questo è rimasto. Madonna. Quindi no. Solo una assenti a rianimare, due erano ferite. Ah, ok. Poi varie visite, vari controlli, di cui uno mi sono dimenticato più il documento, quindi ho potuto fare la cartella. Che lì. Casino. Provo a chiamare gli amici non mi rispondono. E l'ho chiamato qualcuno per il preoperatorio, quindi. Phil, non mi devi ancora dire quella cosa. Sei un bastardo. Perché? Che ho fatto? È proprio una scorrettezza infinita quello che hai fatto. Che ho fatto, scusami? Hai fatto il video di nascosto da Liberty e le mandate a primare. Liberty era consapevole di quelle cose che stava facendo. Mi dispiace, Phil, non è una questione di essere scorretto e così via. E cosa stava facendo? A parte che ha pisciato sopra al coso, al dottor Scotto qua fuori all'ospedale davanti a tutte le persone che c'erano. Non era la prima volta che ci dico. Abbiamo un nuovo specializzando? Sì. Abbiamo un nuovo specializzando? E poi, come puoi ben sapere, l'altro ieri c'è stato il problema con la polizia e tutto. E che la non è stata colpa sua, è stata colpa di... Lo so, io infatti ho raccontato tutta la vicenda tranquillamente a direttrice, ma che il procuratore d'allarme secondo loro è stato dovuto al fatto che lui ha acceso un flare nella zona ovviamente nostra sterile all'interno dell'ospedale. A parte che fosse in chiesa, però c'è il problema che nessuno è andato a dire alla direttrice che ha preso l'elicottero per andare a comprarti la carne. E non per nessuna emergenza. Per questo io l'ho detto proprio io alla direttrice, non niente da nascondere. Oppure il fatto che quando eri in servizio e ti sei ubriacato ed hai iniziato a fare abuso di antinfiammatori, nessuno esatto. È andato a denunciarlo. Ma era e tu sei la denuncia l'ha visto. Infatti nessuno l'ha denunciato. E poi guarda la direttrice che... l'ha visto. Guarda che senza nessun problema. Andato a lavorare dopo, No, dopo sono andato a casa, sono riposato. Aspetta, no, dopo. Aspetta, è più grave. Se la direttrice l'ha visto e per lei non è un problema,
E veramente rischiamo la guerra. Parlate con la direttrice, non ne dovete parlare con me. Io non ho niente da nascondere, se per questo. Ma... se avete qualche problema, basta dirlo, eh. Non ci sono problemi. Ma ti sto parlando apertamente, Perché perfetto. Hai fatto comunque quello che vuoi, comunque l'infamata. Perché nessuno di noi si è permesso di dire nulla su di te quando hai sbagliato. Infatti io sono il primo a dire a mettere i miei L'hai fatto dopo però, prima hai mandato i video su Liberty e poi dopo si è messo a parlare. Non fatto ma Liberty lo stavano dicendo, non era la prima volta che dicevamo guarda Liberty finiscila, smettila e così via, era pure recidivo. Era qualcosa riguardante Scott, non si è permesso di denunciarlo, di fare niente. Se mi dovevo lamentare, mi lamentavo io. Sto presente in primo luogo, sceriffi e poliziotti, seguiti da FIB e personale medico per qualsiasi quando noi abbiamo spesso inferito tutti noi. Non è inaccessibile, come mostrano anche in immagini di nostre la spia camere. Come volete, cioè, voi io avete qualcosa da dichiarare? Questo è il problema. Comunque va bene, pensatemi come spia, io per me c'ho un'etica morale. Ascolta da un'altra parte, sto ascoltando video. Siamo da dichiarare che ve ne dovete andare dalla zona. Come ho? Dovete evacuare la zona immediatamente. Ma perché, che è successo? Evacuare la zona. Lei vada via. Ma perché, che è successo? Ma porca troia. Ma porco cazzo. Oddio. Tutte le entrate del range della casa sono state strettamente sorvegliate dalle forze dell'ordine e le persone nei dintorni sono state fermate e poste in stato di fermo per eventuali verifiche. Ma la parte più spaventosa dell'operazione è avvenuta durante l'esplosione. E abbiamo avuto la fortuna di riuscire a riprendere con la reazione del cameraman che dice tutto. Che cazzo è successo? Porca troia! È scoppiato tutto! L'esplosione, udibile a chilometri di distanza, ha causato un numero di vittime e feriti a noi al momento ignote, date la riservatezza dell'accaduto per le future indagini che porteranno eventualmente a far luce sulla vicenda. Sul posto sono poi giunte 3 ambulanze per il recupero dei vari feriti. Ci siamo quindi poi spostati all'ospedale più vicino, dove sono state ricoverate le persone coinvolte nell'incidente. Abbiamo cercato di scoprire di più, ma al momento l'accaduto sembra essere sotto indagine da parte dell'FIB. Uno sceriffo sopravvissuto all'attentato è esordito così uscendo dall'ospedale. Si rimetta, sceriffo. Il personale medico è rimasto poi fino a tarda serata a prestare cure ai pazienti. Da Weasel News e Francie è tutto. Rimanete sintonizzati per i futuri risvolti. Allarme e tutto. E niente. Non era dovuto da questa questione, ma il fatto che diceva che a Liberty aveva una bomba. È un procurato allarme, ragazzi. È relativo questa cosa, quello che è successo. Non so se sia mai. Va benissimo. Esatto. Ripeto. Ti ripeto, la direttrice uno lo sa che lo fa. Io non ho niente da nascondere. Se voi avete qualcosa da nascondere a loro, glielo ho detto io, vado glielo a chiedere. Gliel'ho detto io quando ieri stavamo parlando della questione su Venuti. Ma l'ha saputo prima da ripetere che dopo adesso. No, lei infatti mi ha detto sì, lo sappiamo. E quindi penso che come mi stai dicendo tu adesso l'abbia saputo da Liberty, perché eravamo solo io e Rochelle a Liberty. Rochelle non penso che abbia detto la direttrice. Quindi se non è giusto è pan bagnato. Molto economica la pistola, Ma perfetto calcio, tutto a posto. Io ho preso l'elicottero, ho fatto una cazzata, ho avuto il mio richiamo, tra virgolette richiamo, perché poi comunque la direttrice non mi ha detto niente di preciso, ma comunque sono stato io il primo a dirglielo. E poi la questione del fatto della festa è che ho bevuto un drink di troppo e cioè ero fatto pure antidrogico, ho mischiato un po' di non so. Perfetto, vado a parlare alla direttrice e mi faccia avere una sospensione, non ho niente da avere, io se devo avere una sospensione per me va benissimo. Perfetto, loro lo sanno, cioè non è che l'ho fatto di nascosto, loro mi hanno visto, stavo stato male e sono stato anche riferito su questo.
ragazzi, però siamo un attimo. Allora, io sono Calogero Pagarella, per chi non mi conoscesse, presidente dell'IAF, Italia American Foundation. Questa società è troppo lungo questo. Maschera, sì, 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 come sono fatto? Boh. Perfetto, ho visto tutto. Poi non c'è qualche evento da guardare. Apertura armerie. Dibatto dopo ore 20 e 30, sì, certo. Marcia panoramica su Sandy Shores, quando? Boh. Comunque, Liam Ludwig, cos'è? Ah. Poi chi mi ha chiesto amicizia? Io che okay, non lo conosco. Vabbè, lo accetto perché è una femmina. Rocco, ma Gianluca Pianero non lo conosco. Finn Smith non lo conosco. Non lo conosco e non lo conosco. Via. Tac, tac, perfetto. In presenza del paziente dopo aver svolto l'analisi. Sì. Le sacche tieni in tasca magari due per tipo. Ok. Allora, adesso vai. Sono qua. Dove vabbè. Sei? Fai un salto. Mm-hmm. Eccola, anche il sta specializzando, faccio un salto. Non vedo niente, non lo vedo lui, non lo vedo. Oh, Moss, sto prendendo le cose dalla cassa, stai ho preso la chiamata, andiamo a paletto. Vabbè, per medicazione. Non dare panico questo stronzato. Eh no, perché ho paura di avere problemi e ho paura che poi dopo succedano sì? Cose. Sì. Sì, stai calmo. Sì, ma prima no, ma perché deve sempre aggredire? Chi ti aggredisce? Tu che stai calma, vai in panico sempre. No, so, però mi sento un po' aggredita da lei ogni volta io. Non saprei, ecco. Mi dispiace, pensi male. Vabbè. Ma la signorina ha bisogno... sta aspettando? Non lo so. A posto. La medicina dopo parliamo. Ok, andiamo di qua. Hai bisogno? No, grazie. Sto aspettando mia madre. Ok, va bene. Mm-hmm. Quindi? Pure lei pensa che io sia una merda? Non mi esprimo, però boh, è stato un po' un colpo basso, ecco, per tutti. Non è stato va bene, ragazzi, fate quello che volete. Cioè, allora, se esprimo, non volete però... perfetto. Se nessuno vuole prendere la dica molare, non è colpa mia. Salute. Sì, un attimo solo che per il tablet andiamo a fare l'analisi. Lo già sa che c'è già. Perfetto, andiamo a fare l'analisi. È un brutto raffreddore, eh? Sì. Prego, prego. Perfetto, di qua. Dove prendi? Facciamo subito l'analisi. Prendevi il sangue del sangue al paziente. A fare le consegne? Lo inserisci nel macchinario e premi il pulsantino analisi. Il macchinario, spostiamoci che la dottoressa deve... Sì. Salute. Salute. Sì, stiamo pure. Il macchinario... Allora, venga pure, qui. Ok,
che le prendo per le vuole un campione di sangue. Ok, perfetto. Arrivo subito. Perfetto, ok. Scendo pure dal lavabo. La ero un po' sopra io qua. Perfetto, venga pure qui. Allora, le ho dato il cerotto qua dove l'ho messo l'ago. Ok, lei ha un raffreddore, come dicevo. Ecco qua la medicina. Ne prenda una dose. Sì. Ok, si deve sentire comunque subito meglio. Si sente meglio il sintomo passato? Sì, okay, non starnutisco più. Ottimo, allora venga proprio in qua, facciamo subito la cartella. Digi provetto? Sì, sì. Ok, mi dia la sua carta di identità. Ma vieni di qua, la sicurezza fai sanitaria. Un'analisi. Così vedi un po' come funziona. No. No, ok, mi dia pure la carta, perfetto. Hai fatto, sì, allora, fatto Grimaldi, perfetto. Faccio un controllo, la tua database. Ci vuoi provare? Allora, diciamo che mi siedo così bucare? Magari sei più... A me, beh, mi offro io, okay. Come cavia. Cavia, sì. Ok. Sì, aspetta che mi siedo. Perfetto, okay. Sono $700 dollari per la medicina, per il raffreddore. Sì, effettua fattura. Sì. Ovacco disinfettante, okay. E disinfettini. Quindi è la zona dove c'è la pena per fare il prelievo. Metto la pena qui sul tablet. Perfetto. Ok, ottimo. Perfetto, allora accompagna l'uscita e dovrebbe essere il tuo posto. Prego, siamo qua. Ok. E dialogavi e andavi in giro. Salve. Buonasera, dottore. Buonasera. C'è qui. Sì, arrivo subito. Aspettate la hall, per favore. No. Oh. Grazie, dottoressa, è stata di niente. Arrivederci, buona serata. Arrivederci. Buonasera. Ok. Ma chiede nulla, sì. No, vabbè, anzi, in realtà oggi ho acquistato un altro cliente, quindi... Sì. È appena mi sveglio. Ok, eccomi qui. Ah, buonasera, dottoressa. Allora, dottoressa. Mi sto riprendendo un po'. Avete fatto allora la... Sì, sì, l'ho fatto anche prima. Appena mi sono svegliato, ho chiamato il primario, okay, che ha fatto una visita e tutto il resto. Stai zitto, Paul, fammi parlare. Non ho letto la cartella, non l'ho letto. Ah. Io non direi proprio che si sta riprendendo. Non è vero, guardi, sto benissimo. Mi ha prescritto delle medicine che mi fanno stare molto meglio, guardi. Io no. Non ne sei un completamente... medico, Wade. Non sei un medico. Allora, ste pillole che gli state facendo prendere. Salve, Paul. Lo stanno allora, facendo soffrire di sonnambulismo, prima cosa. Tutto bene adesso? Sì, cioè, tutto seconda bene. Cosa? Signor Papa, dovrebbe seguirmi. Lei come sta? Sto un po' meglio, ancora staccato, ma un po' meglio, dai. Almeno non sto più sulla sedia a rotelle, insomma. Allora, oggi... un attimo. Persone del mondo, siamo salvato. Signor medico, mi abbracci perché lei è il motivo per cui io sono qui oggi e non sono lì ieri. Domani ci sarà? Forse. Chi lo sa? Magari mi prendo una prostatite allergica e muoio. Paul. Paul, io credo che dottoressa stia aspettando. Ah, scusate, mi stavo complimentando con il corpo dei mezzi. Buona serata. Un calcio, no. Ok. Buonasera. Allora, sì. Venite pure di qua, ci sediamo. Prego. Certo.
Ma dottoressa, ho già parlato con il primario che appunto... Sì, e vorrei per un attimo capire perché non vedo la cartella, quindi non so cosa ha lei, quindi dovevo informarmi. Innanzitutto okay, mi dica un attimo, lei il dolore ce l'ha ancora? Io parlo della mia parte di medicina, quindi sì. Dolore, prova ancora dolore? Sì, sento ancora dolore al petto, alle gambe un po' di meno, le sento ancora indolenzite. Non riesce a camminare senza l'utilizzo. Sì, sono comunque un po', insomma, soppo, come vedi. Salutando? No, però mi riesco a mantenere in piedi, però le sento tipo addormentate, diciamo così. Ok, perfetto. Ovviamente non sto né correndo né altro, sto camminando piano, insomma, mi sto tranquillizzando, insomma, come dire. Ok, perfetto. Sì, i punti di sutura non mi fanno male, tutto il resto, insomma, molto bene. Vorrei leggere tanto la sua perizia psichiatrica, però non posso farlo perché non ho niente di scritto. Allora, ecco. Posso dire una cosa con io. Il primario Derek, forse, si chiamava? No, è Christian Anderson, comunque... Anderson, sì. Sì, comunque adesso vedrò, lo contatto, poi mi faccio mandare la cartella. Va benissimo. Oggi, mentre lo portavo in giro... E qui c'è la caffetteria. Scusate. Ecco, buonasera. Primario, scusate. Potrebbe farmi la cartella medica della perizia psichiatrica del signore? Perché volevo un attimo consultarla per capire un attimo magari riguardanti i dolori e capire un attimo i dolori e le amnesie. Non abbiamo parlato di dolori. Ah, ma le amnesie... solo a livello psicologico. Non ho fatto una... Esatto, io ho fatto un'analisi psicologica. Ah, ok. E per riguardante le amnesie che ha ricevuto non avete parlato? Sì. Certo che ne abbiamo parlato. Ok. Abbiamo avviato il... È possibile avere una cartella per poter consultarla? Così magari... Vedo cosa posso fare. Ok, grazie mille. Comunque, io e lei ci vediamo domani sera, va bene? Certo. Okay. Primario, ne posso parlare? Comunque io ho allungato comunque il certificato per portare il corpo. Sì, suo. È vero. Per adesso me lo tengo, sì, non mi se lo perde, vieni in ospedale a ristamparlo. Sì, no, assolutamente. Però appunto mi fa bene, mi fa trattenere appunto i dolori e tutto il resto. Mm-hmm. Appunto sto cercando di rimanere molto calmo, molto sul posto, insomma. Però grazie mille, mi sento meglio, insomma. Sono contenta che... Poi sto riposando parecchio, appunto. Sono contenta che sia uscita un buon lavoro, ecco. Sì, assolutamente. È questo, appunto. Beh, bene, allora... La lascio al suo lavoro, allora. Guarda, tanto lavoro non ce ne ho, quindi posso anche perfetto. Parlare. Però va bene, mi fa piacere che sta meglio, mi raccomando. Sì. Prova dolori strani in cui non trova un motivo. Venga subito, faccia un consulto. Sì, assolutamente. Poi sicuramente leggerò la sua cartella, vedrò. Sì, infatti oggi mi stavano arrivando parecchie chiamate come Uber, però appunto non ho risposto, non sto guidando. Insomma, mi sto un po' tranquillizzando. Faccio ciò che lei crede sia meglio per lei, senza stressare troppo la parte toracica, diciamo, dove c'è il busto. Esatto. Un po' a livello mentale mi sto un po' riprendendo anche. Sì, spero che anche questa tipo... sta amnesia, perché vorrei capire. Mi sono ricordato motivo. Effettivamente perché sono venuto qui allo Santos. Ok, perfetto. E magari troviamo qualcuno che si specializza in neurologia, magari facciamo... magari. Non sei tipo una psicologa, non lo so, sì, un psicologo. C'è una psicologa che però lavora fuori dall'ospedale, non è della sua. No, che è apparsa proprio, è apparsa. Potrebbe comunque fare consulto psichiatrico fuori da lei, se desidera. Sono fuori. Poi nel caso chiedo. Va benissimo. Allora, dottoressa, io la saluto e grazie mille ancora, gentilissima. Di niente, il mio lavoro. Buona serata ancora. Buona serata e mi raccomando, se mi presenti, si riprenda. Prova dolori e si riprenda. Va benissimo, la chiamerò. Io devo ancora capire come si è... Ah, da qua. Ah. Sì. Sì, la primaria. Dove sei? Quante commenti? Buonasera, bisogno? Fatto. Signor Dottor Wade, mi dica, attimo, cosa fa col primario? Lei che ne sa parecchio, eh? Va bene, sto arrivando, dai, un attimo solo. Va bene, arrivo. Dove va? Natalie, no, vado con una chiamata. Vogliamo andare? Ha bisogno? Dottoressa? Sì? Allora, so che non c'entra niente con tutti loro e tutto il resto, ma per caso per il mio apparecchio, perché ormai
non lo so, ho 30 anni, mi erano fatto sempre tenere, però non si può una controllatina se me lo posso togliere prima o poi? Quando c'è tempo, non lo so. Mi sa che è una cosa un po' strana, perché io non sono un dentista, sono un medico chirurgo. Devo rivolgermi a un dentista in particolare. Non so se ci abbiamo, non so se c'è un dentista in questo ospedale, potrebbe chiedere dovunque. Ciao, nel caso chieda al primario, nel caso. Può provare a chiedere al primario. Magari sa lui se è un reparto di dentologia, qualcosa del genere. Magari possiamo provare a chiedere a qualche medico. Esatto, magari è specializzato, perché mi dà molto fastidio, me lo vorrei togliere, ma se lo da quando ho 15 anni non ce la faccio più, insomma. Ciao, dai, mi hai slogato, ma è peccato. Quindi, boh, vabbè. Io sono occupato. Bene, grazie mille, nel caso, se sa qualcosa mi fa sapere. Certo, certo. Grazie mille, buona serata ancora. Buona serata. È che io sono sempre occupato in ospedale, sempre. Nathalie. E faccio un saltino, Nathalie, che magari la vedo meglio. 3, 2, 1, eccoti qui. Ah, perfetto, Nathalie, perfetto. Tutto bene? Perfetto. Sì, tutto bene. Tutto bene, il lavoro procede molto tranquillo adesso, però... dove vai? Quiete prima della tempesta. Dice? La quieta prima della tempesta. Vedremo. Vabbè, ma lei dovrebbe essersi contenta che ci sia un po' di quiete. Vuol dire che non ci sono pazienti. Oddio, sì, è bello, ecco, che non ci siano pazienti, però è un po' brutto stare lì ad annoiarsi, ecco. Lo so, ma... vabbè, tanto prima o poi qualcuno si fa male, specialmente quelle ragazze là. Sì, non capisco perché sia leggi, ecco, però vabbè. Poi mi spieghi dove stai andando? Mi dispiace. Paul? Sì? Non sono io, ma mi dica. Le riferirò al signor Paul. Digli che è un coglione. Ah, e tu sei deluso? Dove cazzo stai andando? Guarda, sai che sono buttato al ponte. Spero di no. Ma piove, ma sta piovendo, ma perché ci... ma tu c'hai l'ombrello, ma perché io devo stare con l'ombrello? Cosa? Allora, no, Paul, allora, senti. Se vuoi essere così depressivo, vuole buttarsi giù? No, non si vuole buttare giù, non si vuole buttare giù. Forza, ha detto. Quali? Ha detto no, scherzo. Sono i pantaloni eleganti nella divisa. Paul, hai così tante emozioni dentro di te, che... ecco. Chiamiamo la polizia, scusami. No, fermi. Cosa vuole? Buttarsi giù? Non lo so, Paul, ti sente la dottoressa. Cosa vuoi fare? Non abbiamo capito. Niente, sto contemplando qui la pioggia. Stai contemplando la pioggia, ok. Sì, qui sotto. Da noi. La libertà. Vieni qua sotto, vieni no, qua da noi. Se è quella là, se Nathalie che mi insegue, ora si butta addosso a me, ti prego salvami. Ecco, Nathalie, è arrivata la polizia. Non ti buttare addosso a me, non ti buttare addosso a me, Nathalie. Andata. Ah, perfetto. Paul, dai, vieni qua. Andiamo. Ti devi parlare alla dottoressa. Ma no, non voglio parlare con la dottoressa. La dottoressa non vuole parlare con lei. Ma non con lei in particolare, non si offenda. Paul, non ti sento. Sì. Anch'io. Sì. Paul. Adesso ti sento. Oddio.
Io non più. Ah! 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 Aiuto. Ah! E niente, cresce. Aiuto. Come ti senti? Malissimo. Io no, non vedo mamma più mia. Rosso, quantomeno. Io sì, mi vedo sa che solo ti abbandono. Rosa, ma penso sia Natalie. Addio, addio, no, wait, no. Amici, addio. Wait, no, sei il mio unico amico, wait! No, ci dobbiamo lasciare. Però, no, okay, no, okay. No. Io non vedo l'ora di tornare. Un'altra volta si riquitta, minchia. Che palle. Connect sleep.it. Boh, non lo so cosa stia succedendo. Anche prima sì, anche a me è successo prima. Mamma mia, quante voci. Fortuna ora sta caricando, ecco qua.
tutto bene? Ok, rieccomi. Okay. Dottoressa Emily Moore, di nuovo in servizio. Io sono in servizio. Chi c'è e chi manca? Noi siamo un attimo su appalletto, mo torniamo, Moore è qui da lontano. Io stavo facendo le consegne, però poi ho avuto un mancamento appalito. E niente. La live stava funzionando, non crash o niente di che. Quindi. Oh, come sta? Come sta? Bon. Perfetto. Allora, per il resto, mi raccomando, stia attento. Ho dato la terapia antinfiammatoria. Certo. E l'antibiotico. Sì. Come si sente? Molto meglio, sì. Meglio? Certo, certo. Perfetto, se mi dà un documento. Certamente, certamente. Qua lei, è qua lei. Perfetto, le assicurazione? Purtroppo no, mi è scaduta e guardi, lo dico francamente, secondo me i costi nuovi delle assicurazioni, cioè per me io non li posso permettere. Lo so, non me li posso permettere purtroppo settimanalmente. Lo so, lo non dicono tutti preoccupi. Purtroppo. Metto un autografo qua. Ah. Non ha quella somma, non ha $600 in banca. Come no? Ah, non ce l'ho in banca. Oh mamma mia. Vabbè, poi ripassa e lo scrivo, ripassa. Va benissimo, glieli ridò quando li avrò in banca. Vabbè, non si preoccupi. Sì, buonasera, dottore, buonasera. Buonasera. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Salve, hai bisogno? Salve, sono molto malata. Ah, venga, venga. Grazie. Andiamo in ambulatorio, facciamo l'analisi e poi... Va bene. Ok, arrivo. La mia testa. Che sintomi prova? Ho un fortissimo mal di testa. Vedo tutto quanto rosso e... Ah, capito, capito. Posso immaginare cosa sia, però esatto. Vorrei fare un'analisi per accertarmene. Mamma mia. Io ti dice, mi sto muovendo adesso da palito, tempo 5 minuti. Allora. Facciamo subito l'analisi, mi dai il braccio per fuori. Certo. Ok. Perfetto. Mi metto un cerotto qui, dove c'è il buco, perfetto. Ok, tristress. Malattia molto comune che alza, diciamo, il livello di stress di ogni persona, fa venire mal di testa, fa sentire un po' male. Ok. Malattia comune, se dove andiamo di là, le prendo la medicina e poi può andare, ecco. Va bene. Andiamo pure di qua. Qua la medicina. Prendo questa pastiglia. Grazie. E la prendo ecco. Potrebbe applicarmi anche. Certo, ma dove fa tutto effetto. Ok, perfetto. Sì, comunque, mi sento meglio. Ottimo. Vuoi dare la carta di identità per favore? Certo. Si sente meglio ora a posto, perfetto. Ha l'assicurazione sanitaria? No. Ok.
che sono $900 per la medicina. Va bene. Charlie Price. Ecco qua la fattura, metta la firma qui sotto, qui sul tablet. Perfetto. Ecco qui. Ecco il tablet a va posto. Bene, la ringrazio. Buona giornata. Arrivederci. Compiliamo la carta d'America. Ok, fatto, compilata anche la cartella. Ok, compilata la cartella. Quanta esperienza sei arrivata, diciamo, sul tuo curriculum? Medico Leonicolo in servizio. Sera. Buonasera. Buonasera. Ragazzi, è qui. Che cosa? No, un paziente. Ok. Salve. Salve, tutto bene? Sì, tutto bene. Ottimo. Come va? Tutto a posto. Voi? Sì, dai. Serata tranquilla, fortunatamente, stasera. A tratti, dai. Serata tranquilla a tratti. Capisco. Sineon sono peggiorati tantissimo. Speriamo che Geppino ricambi. Diciamo che ho tra 5 pazienti quando sono entrato in servizio. Signori. Ok. Meglio di ieri sicuramente, 3000 won, mamma mia. La missione, ho paura di iniziarla e poi non riuscire a finirla perché c'è crash al server. Quindi aspetto un po', poi la faccio. Ieri sera non sono riuscito a finirlo perché sono crashato io. E quindi si è annullata, quindi ho tiltato un sacco, quindi non voglio fare la stessa cosa pure oggi. Mi sa che vado a fare un giretto, tanto tra poco anche le consegne da fare, massimo ci vediamo più tardi. Mi sa che adesso io ora fare le consegne invece, quindi ci vediamo dopo, vado a fare. Vabbè. Qui muore, vado a fare consegne. Che cosa? Poi pure il nome completo, Che cosa? Uno. Che palla quella lunga, Sandy Shores. Da 1000 won. Ah sì, è vero.
ho detto per demire buono intero. Ai ai ai. Buono, questa nota nuova, eh? Io odio le moto su GTA, proprio le odio, sono inutili le moto su GTA. Ma che hai visto animali ora nel bosco? Poi devo cambiare casa, è più carina, Evan. Ci fai breve. E niente. Io ho preso la casa, quella arriva al mare, quella che sta sopra la palestra. Dove c'è la palestra di downtown? Lo so, per quello l'ho presa, perché già lo scorso wipe ci ho provato a cercare casa, però la cercavo a Paletto, perché lo scorso wipe abitavo a Paletto, lavoravo a Paletto, tutto a Paletto facevo, no? Questo wipe invece, essendo domenico, mi sono cercato una casa in città e ho puntato subito quella lì, perché so che è economica ed è molto bella anche all'interno. Cioè no, non per quello, cioè più che altro anche per quello lì, perché l'avevo vista da Maria Shanti nello scorso wipe, poi dopo non l'ho più calcolata perché lo scorso wipe ero Paletto, questo qua, dato che mi ricordavo quella casa di Carabella, l'ho subito presa.
Ha preso l'ambulanza con la spostamento all'aria. Salve. Salve. Sta morendo? No, ho lasciato qua un amico mio proprio in fin di vita, guardi, sta però, tornando, l'ho lasciato nelle mani ai medici. L'amico è dentro con i medici, sì. Parcheggi la macchina, è un parcheggio, per favore. Non vorrei che poi non ce la fa camminare. Però non vorrei che la gare per colpa, si guarda un'ambulanza, non riesce a passare, il paziente è morto. Ah, ok, ok, d'accordo. A posto, arrivederci. Che ha preso la chiamata? Ma pieno di gente in ospedale, ma che cazzo? Da quello che ho capito hanno messo giù subito. Beh, salve, chi è che ha? Non so se volete provare a controllare, visto che è tanta ora. Buonasera. Eccomi. Tutti avete bisogno del medico? Io non lo so, i ragazzi stanno prima di me, se volete fare loro. Bisogno? Sì, salve, lui si dovrebbe far togliere qualche spina, io dovrei farmi segnare qualche integratore. Sì, esatto, più di qualche spina. 4-5 spine. Sì, la seguo. Arrivederci, Arrivederci, mi saluti Taniello. Mamma mia. Sì, vabbè. Fategli un esame quello lì perché non sta messo bene. No. Siete insieme voi due? Sì. Ok, sì. Faccia il saltino lei dietro. Se non voglio farlo. Peggio per lei. Come lo faccio? Capire se è una frattura 7. Ok, allora per le spine un attimo solo, facciamo sotto gli integratori così che è molto veloce. Sì. Allora, le do l'integratore che ce l'ho qui nel frigorifero. Sì, perché mi sento un pochetto fiacco, vorrei segnarmi. Intanto se ce n'ha uno da prendere tipo adesso, così me lo sciolgo in una bottiglietta d'acqua e via. Allora, vi do direttamente la scatola, ne prenda uno. Ok, a posto. Meglio. Va bene. Perfetto. Grazie mille. Okay, lei... Vado a prendere una bottiglietta d'acqua. Sì, poi per i documenti per la cartella. Sì, sì, arrivo subito. Tanto sì. Si era pure sul lettino. Dove ha avuto le spine? Allora, ce l'ho avuto qua sul polso destro. Aspetti che dove? Mi siedo. Polso destro. Ok, allora non c'è bisogno di sedere, sì. Ok. No, perché le stavo prendendo, infatti. Destro, quindi qui. Perfetto, alzi un attimo la mano. Sì. Ok, perfetto. Sì, sono dal piccole spine. Prendo la pinzetta, un attimo solo. Sì, grazie. Ok, allora farà un po' male forse, le stago alle 4 spine. Grazie. Ok, ora Sì, fa un po' male, devo dire. E brucia un pochettino. Sì. Poi 2 e 3 e 4. Perfetto, c'è altro? No. Ok, perfetto. Allora, le do questa fasciatura sul... Le fascio questo polso, il polso destro. Sì. Ok. Grazie. Perfetto. Okay. E le do degli antidolorifici per... per sì, respiro. Grazie. Ok, perfetto. Ecco qui gli antidolorifici. Comunque, signorina, mi sa che dovrebbe mettere una bella maschera e non quella lì. Sì, sta qui, fa bene, non si preoccupi. Sì. No. Ok, Sì. Ok, a posto, vado alla carta. Cioè, in senso c'è un bel corpo per essere un maschio, non penso che... Sì. Prego. Grazie. Ha l'assicurazione sanitaria, lei? No. E neanche io per dopo glielo dico, quindi... Ok, un attimo, faccio carta. Perfetto, John Thompson. Mi faccia la fattura a me tutta, non è un problema. No, vabbè. Sì, c'è problema. Stanno chiamando, arrivo subito. Pronto, sì, ci stiamo facendo curare. Arriviamo entro 2 minuti. Sì, ciao, a tra poco. Ciao, ok, ciao. Le faccio la fattura allora. Sono $600. Qua dietro, salve. A lei la faccio? Sì, fanno. Okay. Ah, tutte e due insieme? Allora sono 600 più 300 per integratori, sono $900. Va bene, lei deve fare un salto dopo perché, insomma,
mi sposto se vuole, cioè, nel senso, non mi deve saltare proprio addosso. Ok, perfetto. Ah, poi se lo fa anche sul tablet. Prego. Ok, perfetto. Gentilissimo. Identità anche, per registrare sui integratori. Sei. Grazie. Diria per favore, se non mi vedo. Sì, ecco qua. Gracias. A posto, compagno. Possiamo andare? Sì, oh, grazie mille. Arrivederci, grazie mille. Oddio. Buona... Ma deve fare un salto lei, deve fare un salto mega galattico. Ok. Direttore mega galattico. Mega galattico salto. Mega galattico. Mega galattico. Mega galattico. Perfettissimo. Perfettissimo. Allora abbiamo qualche altra cosa. Vi conoscete? No. Io? Lei no, lo uso. Ah, buona serata, allora. Arrivederci, dottoressa, grazie. Va bene, grazie. Salve, saluti il suo amico lei, arrivederci. Sì, sì. Ma è lei la dottoressa la Porcona? Dottoressa Porcona? Mi scusi? È lei? No. Non è lei la dottoressa la Porcona? No, è il dottor Orazio la Porcona. Ah, Orazio, scusi, dottoressa. Scusi, scusi per... Infatti mi stavo già alterando. Comunque... No, che ne so, dice dottoressa la Porcona. Magari no, era lei, ecco, tutto so qua. Io, no. Va bene, va bene. Arrivederci. Buonasera. E tu lui? Ha bisogno lei? Sì, salve, buonasera. Guardi, buonasera, bisogno? Buonasera. Ecco, andiamo. Dovrei parlare con Gigi. Ah, ok. Lei ha bisogno, signore? No, io sto aspettando il signor Aniello. Ok. E compiliamo. Rimosse, spine al posto destro, bendato e dimesso. Perfetto. Ok. Mamma mia, che casino. Va bene, vado. Arrivederci. Allora, mamma mia, che cacchio lavoro. E poi lo stava già fermando e niente, liberoni. Sì, lo so, ma le ambulanze hanno benzina molto più... consumano pochissimo. Essendo veicoli di emergenza consumano veramente molto poco. Infatti noterai che scenderà molto poco la benzina, scende. Bene? Sì, sto controllando una cosa. No, trovo lì fermo. Sto coglione, no? Lo trovo lì fermo, no? Mi sto provando a chiedere se sta bene. Coglione, oh.
Ma è prima volta. Allora non mi conosci bene. Allora non mi conosci per niente bene. Quindi però la ce ne dico ogni tanto, ma ne dico. E tante anche, c'è bisogno. Ecco. C'è la furgoncina dei tacos. Ma che era una mucca. Ma quanti cazzo di NPC nuovi ci stanno ora qua, oh. Ma quanti nuovi, quanti NPC, tanti NPC animali ci stanno. Ho un po' troppi soldi in tasca, $3,227. E sono i soldi di oggi, guadagnati solamente oggi. Niente. Ah, comunque in banca ne ho un po', 70k. E faccio circa $6,000 al giorno io di lavoro. C'è un po' di RP al mojito. De Curtis. Buonasera. 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 Ci pensi tu? Buonasera. Certo, faccio. Buonasera. Buonasera. Prego, mi dica. Tutto bene. Mi dà qualcosa da mangiare e cosa da bere? Certo, dicevo, come mi racconta un po' questa comunità? Perfetto. Che ho avuto il punto di vista del qui candidato. Aspetti che vengo di lì, perché questo balcone mi fa veramente impazzire. Ah, certo, certo. C'è incredibile. Di 80 assolutamente.
però da prendere a no, al scusi un attimo, arrivo subito. No, al momento no, però se la direttrice vuole ne possiamo parlare. Se okay, ci fate un qualche ordine. Della... No, no, perché la scorsa gestione c'erano 80 dollari al pezzo. Lo so, però purtroppo noi in 80 dollari al pezzo non ci stiamo dentro. Se vuole abbiamo delle fettine a 100 o della tagliata a 150. Vabbè, però purtroppo a 150 dollari. Allora, ho preso la bistecchina. Vabbè, fa lo stesso, allora con la 100. Comunque, se siete interessati, degli ordini. Penso. Ok. Ci sono così, ogni tanto di passaggio, passiamo qua. Ah, ok. No, no, vabbè, io propongo. Cioè, se ci fate degli ordini fissi, volentieri, vi vengo anche incontro col prezzo. Dipende, sempre dovrei parlarne con la direttrice. Allora proverò a contattarla. Sì. Per il resto come va in ospedale? Poco lavoro. Poco lavoro. Sì, ecco qua lei. Grazie mille. Devo dire poco lavoro, quasi annoio a certi momenti. Poi tutto ad un tratto, boom, arrivano una chiamata, due chiamate, tre chiamate, quattro chiamate, cinque chiamate, e tutto di seguito e si impazzisce. Vabbè, non so come, la gente si fa male tutta insieme, ma una cosa che ancora devo cercare di capire il perché. Ho tutto o niente praticamente. Sì, esatto, non si può avere una via di mezzo, no? Evidentemente no. La gente non è in grado di farsi male un po' alla volta, ecco. No, tutti insieme, facciamoci male tutti insieme appassionatamente. Comunque, no, vabbè, dai, tutto sommato si va avanti. La gente c'è, vabbè. Sta male, non sta male, vabbè. Vabbè. Tutti che si lamentano dei prezzi. Cosa? Tutti che si lamentano dei prezzi. Effettivamente sono un po' altini, al momento capito. Per quel che mi riguarda, poi purtroppo probabilmente non potete neanche fare diversamente. L'economia gira così ultimamente in città, molti soldi che girano ci stanno, quindi non si sa bene perché. Comunque con lo Stato e il direttore dell'ospedale hanno deciso di alzare un po' i prezzi, quanto sono, non so niente io riguardante i motivi e gli propri, però i soldi la gente ce li ha, ecco, quindi non diciamo che non ce li hanno, perché Io ne ho pochi, lo posso assicurare. Ma al momento sono soliti i soldi, diciamo, come, sì, dice, no, vabbè. Come l'erba, ecco. Sì, no, vabbè. Probabilmente la gente deve anche un po' ingranare, poi. Sì, sì, però diciamo che i soldi non mancano, ecco, in città. Perché ricordo che le aste sono partiti anche milioni, quindi. Ah, beh, sì, quello è vero. Quindi, la gente, sono stata soldi, fortunata, cioè... però. Beh, ma. Tanti business non sono stati venduti, eh? Eh sì, troppi decisamente business. Tanti. Troppi business sono rimasti chiusi. Vabbè, speriamo lunedì che qualcuno riesca a prendere qualche business in più. Vedremo, vedremo. Intanto, tanto i dottori ci siamo sempre. Anzi, ora ce n'è anche uno in più. Ah sì? Sì, siamo in 16, 17. Ah, miseria. Siete tantissimi. Siamo un esercito, siamo. Però dai, si va avanti, si tira avanti un po' tutti insieme. Ah, sì. Questo è anche il problema, se noi in tanti non c'è lavoro per tutti. Ah beh, quello... Ovviamente quello può essere un problema. Già. Vabbè, io allora vado, torno a lavorare, che ho ancora una consegna da fare. Certo. E vi saluto. Passi pure serata. Quando vuole. Certamente. Buona serata. Arrivederci, buona serata. Arrivederci. Dottoressa, buonasera, dottoressa. Sì, ho ancora consigliere da fare. Ha conosciuto il nuovo avvocato in città? No, salve. Piacere, Giovanna Andrea De Curtis. Piacere, dottoressa medico chirurgo Emily Moore. Uno Emily dei Moore. Migliori chirurghi dell'isola. Grazie. Ah sì. Siamo veramente fortunati ad avere questa equipe. Oggi effettivamente sono sceso dal tassi con dei giramenti, un po' di nausea e anche un dolore al ginocchio.
E sono, sì, così improvvisamente sono arrivato un'equipe in fretta e furia e mi hanno curato. Sì, veramente. Siamo veramente in tanti, un esercito, siamo un esercito del bene, oserei dire. Esatto, un esercito di medici. Comunque, sì, dai, meglio così che ce ne siamo, siamo in tanti, un po' per noi, perché siamo in tanti, il lavoro non ce n'è per tutti, però vabbè, ci adattiamo a queste alle situazioni. Ma guardi, questo è il tipico caso in cui forse meno lavoro c'è, meglio è per la comunità, oserei dire. Ecco, io punterei a questo punto, se vuole un mio consiglio, mi permetto, ho visto pure altri punti di vista. La questione dell'assicurazione medica andrebbe un po' rivista. Dare l'opportunità un po' a tutti di avere assicurazione medica. Le pongo una domanda a lei. L'assicurazione sanitaria è una cosa da tutti? Beh, mi risponda sì o no. L'assicurazione sanitaria è una cosa che dovrebbe essere a disposizione di tutti, dal contadino al poliziotto, all'avvocato, al giudice, al medico, al barista, al dipendente del concessionario? Beh, devo rispondere secondo il mio ideale o quello che dovrebbe essere? Secondo lei? Perché secondo il mio punto di vista dovrebbe essere magari a disposizione di tutti, con delle variazioni, se vuole, visto che siamo in un paese capitalista dove appunto chi lavora ha benefici, ha sicuramente determinati benefici diversi, quindi non sarà disponibile ma con diversi di prezzi diversi, annessi e connessi, se vuole il mio umile punto di vista. Dipende, però, per così pensa. Sa adesso, perché città, le dico questo? In città le uniche persone che hanno assicurazione sanitaria, diciamo, sono le forze dell'ordine, ok? Ma coloro hanno l'assicurazione sanitaria perché svolgono un lavoro ad alto rischio. Certo. Cosa significa? Che loro da un momento all'altro possono venire in ospedale, ok? Loro hanno l'assicurazione sanitaria di livello 1, ovvero quella che comprende gli infortuni leggeri. E colleghi, c'è un po' di fila in ospedale. Arrivo, sono a Paleto. Stiamo arrivando, per fatto... Se diciamo un medico, un agente di polizia si fa del male, ha l'assicurazione sanitaria offerta dall'ospedale. Ma questo perché? Perché a loro le forze dell'ordine sono più a rischio di un contadino che va a piantare il grano e va a vendere il grano. Capisce il fatto? Ed è anche ovvio che un contadino non ha un reddito di un avvocato o non ha un reddito di un imprenditore. Certo, ecco. Assolutamente. Diciamo che i livelli vari di assicurazione sono stati fatti anche in base al lavoro che la persona svolge. Ma guardi, io mi sono permesso di dire questa cosa perché proprio lei è legata con la sua attività rispetto agli infortuni che le ha. Io, anche se pur essendo un avvocato, sono un amante dell'economia. Quello che le sto provando a proporre è un'armonizzazione dei ricavi rispetto a quelli che potrebbero essere i periodi di magra rispetto a quelli di piena, quindi con un'armonizzazione rispetto alle assicurazioni, le permette di avere dei ricavi continui anche lì dove non ci sarebbe richiesta. Immagini questi momenti in cui siete tutti senza far nulla, non guadagnate niente. Non so se mi sono spiegato. Allora, se vuole parlare sul guadagno, l'ospedale va gravemente in perdita se la gente fa tutte le persone dell'isola fa l'assicurazione, perché con il prezzario che c'era prima, una persona poteva venire 7 volte in ospedale in un giorno e aveva già recuperato il prezzo dell'assicurazione. Sì, poi quindi, esistono i falsi malati. Dopo una settimana di prova e analisi abbiamo constatato, cioè più che altro io penso abbiano anche fatto un ragionamento del genere, perché io non lo so il vero motivo dell'alzamento dei prezzi, lo dico, io non ne sono corrente, io penso che però abbiamo fatto un ragionamento prezzo-convenienza e con un'assicurazione di livello 1 che ti comprende le cure mediche, gli infortuni leggeri gratuiti ad un prezzo misero, tempo 7 interventi da parte di un paziente che recupera subito il prezzo speso dell'assicurazione.
cioè chiarissimo. Capisce che l'ospedale dopo 7 volte dall'ottava inizia a andare in perdita. Certo, quindi, assolutamente, ma infatti questo è, ecco, sono riflessioni che si fanno. Ragionamento, anche penso io, è stato fatto un ragionamento il fatto che se uno vuole spendere assicurazione sanitaria per avere tutto scontato, deve spendere un numero di soldi in cui comunque può coprire una grande interventi, cioè tipo se io pago l'assicurazione di livello 2-3, che è quella massima, $35,000, sono come ospedale, quando un paziente mi fa un'assicurazione del genere, sono sicuro che quel paziente non verrà per ogni minima cavolata, e se verrà per ogni minima cavolata so già che tanto non andrà in perdita a livello di ospedale, perché l'assicurazione che ha pagato è in grado di coprire tutte le milioni di volte che viene a chiedere soccorso. Fermo restando che ogni cittadino ha diritto e riceverà anche gratuitamente, in caso non ne avesse i soldi da pagare, cure mediche. Cioè, certo. Un cittadino non dispone in quel momento di denaro per poter pagare i medici, viene inserito in una database a parte con una sezione debitori in cui entro un tot dentro un periodo deve andare a saldare il debito con l'ospedale. Però noi, a prescindere da assicurazione o meno e chi è la persona, noi curiamo tutti, come avevo giurato prima di entrare in medicina. Vabbè, giustamente il Ippocrate prima di tutto, insomma, da questo punto di vista, c'è la promessa che verrà sempre mantenuta, al di là poi della questione meramente. È un optional l'assicurazione, è un optional che uno può permettersi per avere sconti. Ma sì. Ma poi deve, ecco, stare noi stiamo parlando, stiamo facendo riflessioni così in questo bellissimo bar, giusto anche perché è interessante, no, avere dei punti di vista diversi. Anzi, qui abbiamo un candidato sindaco, potrebbe aiutare nelle sue riflessioni, anche perché qua poi rientra tutto quella è l'ideologia politica che vuole essere, perché immagino, non so, gli ospedali, non sono molto informato se sono del istituti di diritto privato, sono privati, o di diritto pubblico, privati, sono privati. Tutti privati, vabbè, sono per essere allora ospedaliere, entrambe private, però sono un unico ente. Sono sicuro che lo Stato, se voglia intervenire in qualche modo per cercare di modificare qualcosa, con intervento anche da parte del direttore sanitario, assolutamente, ha pieno potere sull'intero ospedale, assolutamente il direttore sanitario. Però è chiaro che la strategia la indica poi il governo a quel punto, quindi se voglia cambiare. No, se il direttore non va bene una cosa, a meno che una cosa da questione non aggrava l'economia cittadina, il comune, già il governo non interviene. Assolutamente. Messo in un concesso dal punto di vista del direttore sanitario. Ovvio che pur essendo un privato, il direttore deve mandare una richiesta allo Stato per accettare le proposte, ovvio, questo è ovvio. Certo. Lo Stato accetta praticamente sempre le richieste ospedaliere, ecco. Perché ci sono sempre comunque dietro ragionamenti, cioè il direttore non può decidere, non può svegliarsi dalla mattina, si sveglia di destra, cioè non può svegliarsi dal letto e dire se mi sveglio, se mi alzo la parte destra abbasso i prezzi, se mi alzo la parte sinistra abbasso i prezzi. Certo. Va tutto. Ci sono dietro ragionamenti che proposti allo Stato possono essere accettati. Ma è indubbio che poi ci siano i direttori che conoscono bene le funzioni, i processi e non possono cambiare così all'improvviso. È chiaro. E chi è l'attuale direttore sanitario? Miranda Morrison. Grande Morrison, non penso di averlo sentito. Mi informerò. Dottoressa Miranda Morrison. Buonasera. Arrivederci. Avevo capito male. Arrivederci. Vabbè, è stato questa chiacchierata sempre più interessante. Mi piace sentire il parere dei cittadini riguardo a questa cosa. E in realtà faccio il mio intervento su ciò che ne penso io da medico. Certo. Va bene, io vi ringrazio. L'ospedale Downtown è pieno di lavoro. Immagino. Io pure proseguo, che ho un paio di questioni da chiudere. La ringrazio ancora per avermi servito della chiacchierata. Arrivederci. Grazie a tutto. Spero di sentirci. Legge, c'è ancora coda? Che volta passo a trovare? No. Arrivederci. Certo. Venga quando vuole.
Mamma mia, che discorso. Quanto ho parlato. Non sono stato nel mio discorso molto all'avvocato riguardante il prezzario dell'ospedale, eccetera eccetera. Eva l'aveva sbavato addirittura. Smontato veramente, cioè, fatto, perché la tattica è non smettere mai di parlare per non dargli occasione di parlare. A me il circolo di caccia cadono, mi chiedo se devo dare la nostra fase di apertura e devo andare a vedere se la faccio di vicino, a presto. Infermiera Moss esce di servizio. Buonasera. Ci vediamo, buonanotte. Mi non hai i torti. Se no, ti navigo solo con l'assicurazione dove siamo, USA. Sì, in effetti, infatti, il discorso della gente che non capisci, non siamo in Italia, che la sanità è pubblica. Siamo in America. L'ospedale è privato. Tu o hai l'assicurazione o paghi. Punto. E l'assicurazione te la prendi solo se hai i soldi. Perché tu non puoi venirmi 8 volte all'ospedale per farti fasciare, farti dare del ghiaccio, dell'integratore o un cerottino. Io non ci guadagno un cazzo come medico, non faccio esperienza per il paycheck, quindi per guadagnare un po' di più, non faccio esperienza per poter salvare le persone durante le animazioni. Quindi ci rimette un sacco il biomedico se tutti hanno l'assicurazione. E questo è il ragionamento che faccio alle persone oggi. Un ragionamento che faccio in RP e questo che ho fatto appena adesso il mojito. Paramedico Barrett fuori servizio, buonanotte. Buonanotte Barrett. Medico Leon Eagle ci fa il servizio, buonanotte. Buonanotte Leon. Hai il buco. Ok. Sto a posto. E sto ritirando il pagamento del di oggi. Oh, ok, perfetto. Che faccio? Ti faccio vedere il buco? Devo buttare un po' di roba.
tutto a posto, c'è stato un po' di delirio su a Paletto, ma tutto a posto. Io ero a Paletto al Mojito poco fa. Noi siamo tornati giù quando sei arrivata tu, mi sa. Dimmi. Che lei sappia, c'è la possibilità di donazione del pene? Ma? Non credo proprio. Niente, vabbè. Mi dissocio. Ai. Andrò fuori servizio pure io. Buonanotte allora, Scott. Dottor Scott, fuori servizio. Ah, Scott? Dimmi. Ma hai saputo, no, che cosa è successo, no, riguardo agli vertici, ciò che ti ha fatto? No, che sì, sì, no, ma ho saputo tutto. Ma tu cosa ne pensi di ciò che ha fatto Ors? Ecco, secondo te è corretto? No, ha fatto sicuramente una vigliaccata, poi da lui è un po' una figura di merda, ancora peggio. Fatto, ecco. Sì, ho visto le cose che ha fatto lui, ma sì, ne abbiamo già parlato anche con lui direttamente. Prima avete discusso, ma poi adesso si è preso due giorni di vacanza, ha saputo. Ha preso due giorni di vacanza, questo è stato degradato, gli hanno tolto, cioè gli hanno tolto il brevetto di volo. Ma davvero? Sì. Degradato? No, degradato non so, però gli hanno sospeso il brevetto di volo. Ma perché questo? Perché credo perché abbia preso l'elicottero senza permesso. Quando? Sono andati, praticamente è andato al Mojito a prendere della carne con l'elicottero. Cosa? Sì. Da solo? No, si è portato a Liberty e Rochelle, ma che praticamente ci sono andati proprio per fare da testimoni. Ma oggi o ieri? No, era qualche giorno fa. Mamma mia. Però comunque ora capisci perché era... L'ho visto sul Mojito e mi ha scritto comunque proprio un messaggio e fa ho preso due giorni di vacanza perché... Boh, non so perché, però... Sarà un attimo stressato per tutta sta baradam. Però diciamo che la figura di merda l'ha fatta, snicciando ma... così. No, ma più che altro, cioè, non era nel diretto interessato. Cioè, se c'era qualcuno che doveva fare la spia, dovevo essere io, ma mi sono chiarito direttamente con Aliberti. Io non è che sono andato a fare la spia ai capi. Ha fatto un po' la figura di merda, esatto. Sì, ma poi appunto proprio lui che ha fatto sta roba con l'elicottero e alla serata di beneficenza era lì fatto come una pigna. Vabbè. Vabbè, buonanotte, Scott. Vado a dormire, buonanotte. Ci vediamo, ciao. E niente. Si rompe. Quante malattie, guarda qua. Dottore, ma lei mi ha urlato nell'orecchio prima, mi ha sfondato l'orecchio, adesso mi fa ancora male. E il mio strato, com'è stato messo prima quando me l'ha visto? Buonasera, c'è signori. Buonasera. Ah, ci sarà. Faccia vedere. Dottore, ah, no. Non mi faccia altri scherzi, per piacere. Ma qua è scherzo. Allora, questa è una visita. Ah, pensavo volesse far vedere altro. Allora. Ah, l'orecchio, non dico questo. Sì. Allora, mi sente? Sì? Sì. Sì. Mm. Tu? Mi sente! Mannaggia miseria, una davo. Tutto. Quanto? Ma cioè, lo rendi sordo così?
di nuovo, dottor, ma quello lo sente, io l'ho detto, mi avete sentito tutti tranquillamente, sì. Tre volte ho detto, tranquillo, Daniela, tranquillo. Sì, lo sento. Ma com'è possibile, sta passando solo guai. No, ma guarda, fidati guai. Che ultimamente sono giornate di merda per tutti. Allora, non sono l'unico. No. No, no, sei in buona compagnia, tranquillo. Ma... E che faccio adesso con questo lividume? Allora, vado detto, fuori? Ho detto, o ti prendi un sacchiello di ghiaccio e te lo metti addosso. Oh mio Dio, GG, fai un salto. Avete un sacchiello di ghiaccio qui? GG, fai un salto. GG, da giù. Se non sente, aspetta che torno. Ecco. Eccolo. Dottore, è un sacchiello allora, di ghiaccio. Allora, prenda questo. Che cos'è? Ecco qua. Questo è un medicinale, è stato fatto proprio dal dottor Orazio La Porcona, proprio per il suo problema. Ah, quello della rivista? Sì, sì. Lo prendo subito. Obvio. Il porco look? Sì, sì. Ah, il porco look, in realtà, capito. Un po' male. Questo medicinale le aiuterà con il suo problema al pene livido, le causerà una disfunzione erettile per circa 15 giorni, quindi non avrà problemi di indurimento del pene. Abbiamo risolto il suo problema, anche se neanche l'avrebbe usato. Spero non mi dia mai una cosa. Ma Daniele, cioè, 15 giorni adesso e i lividi? I lividi ora passano da soli. L'importante è che lei non continui a sbatterlo sui lavandini. Lo prenda, vada a casa. Cosa ho sentito adesso? Non sa pure la dottoressa. Che figura di merda. Il signore ha preso il proprio pene e durante l'eccitazione l'ha sbattuto sul lavandino per calmarlo. Tranquillo, fratello, tranquillo. È normale, è capito a tutti. Dottoressa, ma non sapevo come fare, non mi riuscivo più a muovere. Potranno solo un maschio. In questo caso avrei voluto essere anche io. C'è la possibilità, se vuole, facciamo un'operazione. No, era solo una quinta. Può fare un'operazione, lo sa? No, ma stavo scherzando. Pialliamo tutto. Puoi dare il cambio a Giovannone. Esatto, troverebbe lavoro al Vanille. Ma io onestamente preferirei fare il meccanico. Beh. Poi non sono mai stato bravo a fare quelle cose là. E cosa, ballare? A ballare mi piace e... Allora, un posto si trova lo stesso. Ci faccia vedere, prego. Che cosa? Vai, balli. Vai, fratello. Devo ballare? Sì, balli. E mi serve una base, una musichetta, che faccio? Metti la musichetta, la base. Metti... A me piacciono le canzoni, quelle là popolari. Mm-hmm. Tenevo un LP a casa. Provo a mettere un po' di musica? Sì, ce l'hai... Della Panarella. Ehi. Beh. Penso che vado avanti. Va bene. Perché c'ho il furgone... Bravo. Vado a dormire al botello. Buonanotte. È una giornata abbastanza pesante. Mamma mia, chi lo dice? Riposati, fratello. Ok. Buonanotte. Ciao, stai bene anche a te. Mi raccomando. Ah, vedi se trovi la bicicletta, se no passo a prima. Io vado a fare un giro all'ambulatorio, vado un po' con l'ambulanza al giro. Arrivederci. Arrivederci. E già se hai bisogno di aiuto qui, supporto, ci chiami in radio, ok? Va benissimo. Capito cosa dicevo? Posso chiedere chi c'è come medico oltre a me già in servizio? Prima che direttrice. Ah, ok, perfetto. Fino a che non ci siete voi due? Per domanda. Ok, vabbè, non importa.
vado a posare queste cose. Grazie mille ancora, Alberto. Buonasera. Bonsoir. Buonasera. 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 Tutto bene? No, va tutto schifo. Sì? Ma come? Ma che lei è così pessimista, signore? Non sto scherzando. Va tutto okay. Bene. Bene, bene. Bella divisa. Si vedono appena la birra analcolica? Ma chi è rottato? Nessuno, e qua ci sono gli alcolizzati. È strano. Arrivederci, signori. Buonasera. Arrivederci, signor Cadorna. Buonasera. Che schifo. Infatti, alcolizzati al cazzo e rutta un giro. No? Che... Vabbè. Ma io l'ho sentito venire da dentro. No, alcolizzati dietro il vivolo. Vabbè, Rimbomba, no, c'è l'ego, c'è il tombino qua sotto, guarda. Sì, c'è il tombino. Sì, vado a prendere la birra alcolica. Io. Prego, prego, arrivederci, dottoressa. Arrivederci. Colore di capelli. Non siamo i testimoni di Geova. Che vuol dire salotto? Io non lo so l'ebraico. Buonasera. Buonasera, 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 shalom, salve. Shalom signorina, shalom. Salotto, anche salotto. Cosa da no, firmi di analcolico? Certo, quante ne vuole? Una, grazie. Una sola? Ma la dottoressa sì. Gliela possiamo offrire una bella birra. Sì, una birra alla dottoressa. Sì, 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 è questa. Grazie, è analcolica. Certo, certo. Non chiamo l'host, è il mio paziente, devo fare il preoperatorio. Preoperatorio a lui, e lui, e lui, e lui. Quanta gente. $910 di stipendio. Senta, che fa? Un panino se lo porta? Panino? Sì, lo porta al lavoro, magari se lo incarta se lo mangia okay. Per nella pausa pranzo. Oh, grazie. Ho fatto io il panino, Grazie mille. Fatto quanto le devo? No, gliela offro io la birra, non si preoccupi. Il panino comunque gentile. È in omaggio. Molto gentile, molto gentile, sa? Magari lei non l'ho vista, non l'abbiamo vista ieri, così almeno. No, come ieri se non fosse sono venuta... passata, ieri non era città, mi sa, ieri... Ho fatto una figura con la dottoressa, ci stava un suo collega, mi ha detto che si chiamava dottoressa La Porcona. Quindi pensavo fosse lei, ha detto, quindi ho chiamato la dottoressa La Porcona. Sì, no, non so io. Non è molto simpatico okay. Questo collega. Ha detto che mi arrivavano le riviste della dottoressa La Porcona. No, non sono io. Però comunque... poi mi ha detto che si chiama Ignazio La Porcona, quindi... Sì, ieri avete fatto l'inaugurazione, l'ho visto? Sì, bene, va bene. Purtroppo ieri notte, ieri sera ero occupatissima. I pazienti eravamo oberati dal lavoro. Fred, tu la conosci La Porcona? Ah, mi dispiace. Sì, so che c'è stato un problema a Sandy Shore. Sì. Avete visto sicuramente l'articolo del giornale, ecco. Sì, ma più che altro noi avevamo fatto degli ordini di etanolo, i grossisti hanno detto non possiamo perché ci sono i sigilli, quindi abbiamo... Grande casino, un grande casino sì, è stato. Sì. Pazienti non finire, poi oltre anche a loro c'erano anche altri pazienti in ospedale, eravamo oberati. Senta, se non le dispiace rispondo un secondo al telefono. Certo. Cafone. Si goda la birra. Parla tu con la signorina invece di andare Cafone. Via. Che cazzo. Pronto? Pronto? Sì, dimmi. Va bene, adesso troviamo un modo di venire. So qui che sto lavorando, capito? Trovo un modo di venire. Va bene. Va bene, ok. Allora, ciao. Se no, c'è andata ieri l'inaugurazione? Allora, sì. Dicevo, ieri è andata bene, è andata. Cioè quello diversamente... Sì, no, sì, c'era zitto, parecchia certo. Gente, c'era. Sì, siamo andati molto bene. Diversamente? Sono contento. Peccato che non c'è stata, però... Watson? Dire che... Diversamente diciamo basso. Diciamo che l'abbiamo fatta adesso, oggi non vedi, c'è, l'abbiamo fatta diversamente la basso. Ma ottimo. Vedi? Perché ridi? Vedi quanto è alto? Signor Albert, mi scusi, mi può fornire scusate, un po' ma voi siete... Dieta? Non ho capito questa discriminazione che c'è. Ma che vuoi da me? Non ho fatto niente solo io. Solo sono di un'altra religione, scusate. Non è vero, non ho fatto niente. Non c'entro comunque. Niente. Ho capito. Mi dissocio. Lei, dottoressa, cosa ne pensa? Mi scusi. Mi dissocio, portami. Che religione è lei? Io sono di religione ebraica. Sai come si dice... E che problema c'è? Come si saluta in ebraico? Shalom! Shalom! Salotto. Come salotto? Shalotto. Shalotto. Non storpiamo le tradizioni secolari. No, shalom. Millenarie. Millenarie. Va bene. Milionarie.
Anche. Ma senta, senta, dottoressa, sì? Non è che ha qualche collega da fine, portare a prendere una bevuta? Un paio di birra chiara, per favore, della pagliina. Ah, chiare, aspetta. Aspetta, un paio scuro, un paio chiaro. Sono in pattugliamento esterno. Ah, sono finite. No, dai, dammene quattro scuro. Mi sa che sono finite. Devo andare a prendere. Che adesso siamo un po' pochi, quindi dobbiamo coprire un po' i turni, un po' in giro, qualcuno in giro, qualcuno all'ospedale. Ci sono tanti medici nell'ospedale? Lo staff medico è molto grande, ovvio, però sono in servizio. E quattro scure, grazie. Ah, ho capito. E invece ti sorprenderò. Sì? Ce l'hai pure schiare. Di notte, diciamo, non viene fatto da tutti, ecco. Signori, ci vediamo domani, va bene? Buonanotte, buonanotte. Buonanotte. A Verama, vai? Buonanotte. Sì, sì. Ah, buonanotte. Ciao Isaia, buonanotte domani. Buonanotte, domani. No, ciao Berama. Ciao bestie, bestie da panca. Ci sentiamo domani. Cioè, più dove Albi? Sì, salotto Albi, salotto. Salotto. Ma questo signore qui? Scusi. Signore lì, buona fortuna. Ma che sono abusivo. Devo andare a prendere. Senta, già qua c'è poco spazio. Non è che potrebbe togliersi. Sì, esatto. Senta, non è che posso magari il privé? Sì, poi spieghi a... Certo. Perfetto. Io, vabbè, appena mio compagno. Una cosa di fretta. Sì, sì, ci penso io. Guarda, sono $40,000. Ah, 40,000? Ma... Sì. Prego, e ti ho fatto lo sconto Waltz, vai. Ah, sconto. Le signorine hanno bevuto, prego, vero? Sì, hanno sì. Prego. Sì, sì. Oh, capito. Grazie. Ah, sì. Vieni Alina, andiamo. Sì, certo. Chiudi la porta, per favore, non vorrei... Ma non dovevi neanche dire, mi scrive a me. Come si chiama qui il signore? Scusi? Chi? Il signore qui accanto a me. Sta attento che Kimbo potrebbe diventare molesto. Oh, no, molesto no, però. Diventa molto molesto, sì. Kimbo se n'è andato. Alla fine l'hai rimpiazzato malissimo. Kimbo se n'è andato e non ritorna più. Ah, si chiama per Kimbo? Per i prossimi 10 minuti. Sì, quello fuori si chiama Jimbo. No, era Jimbo. No, Jimbo è quello fuori. Questo è Kimbo. Jimbo e Kimbo? Sì. Sono gemelli. Sono siamesi. Sì, sono identici. Sono tutte e due. Capito, no? Due teste in un corpo. È l'ora di attirare clienti. Ok. Ok. No, no, ci penso io, tranquillo. Scrivi la nuova barista. No. Come no? Ma come no? No, fine. Mamma mia, che noiosi. Salve. Ci possiamo accomodare da qualche parte? Prego, a tavolino e veniamo a prendervi l'ordine. Grazie. Vai tu? Vado io. Se no, sì, è meglio il tavolino sotto. Intanto sto aspettando gli altri. Ah, ok. Sì. Se vuole intanto okay. Si può accomodare. Ah, intanto lì ci sono i divanetti. Di qua. Grazie. Oppure nella parte superiore. Che sopra penso che no, c'è il coso dell'aria. Sì, esatto. Poi si sentono le urla. Come stiamo? Tutto bene? Sì, tutto bene, lei? Tutto bene. Dottoressa? Sì, mi vede? Un attimo, sono due saltino così magari. Okay. Mm. Sì, sono qua. Un po' di pausa, immagino. Ciao, Crystal. Sì, si può chiamare pausa. Sì, diciamo che comunque sono in pattugliamento con l'ambulanza in giro, ecco, quindi... Io oggi sono passata in ospedale e c'era una confusione che non... Penso che ora è. Più o meno quando ho aperto l'armeria. Non lo so, io non c'ero, adesso quello lì sono verso le 9:30. Veramente, 9 e mezza, 10 sono arrivata. Sì, ma a quanto pare tutti dovevano fare questo certificato. Controllo sì, psicologico. Prima era oberato di lavoro fare il certificato. Anche io dovrei farlo, però troppa confusione. Ok, capito. Buonasera. Un attimo, buonasera. Vado a vedere. Salve. Ho preso il bisogno. Balanza. State con il signore, forse lì. Che come sta? Ah, sì, sono lì. Prego, accomodatevi. Vedo che state posando oggi. Sì. La pelle vedo. Sì. Allora, signori, che vi porto? Gli
io prendo 3 berrette scure. Ok, lei invece, signore? Lo seguo. D'accordo. 3 birre, 3 birre? Sì. Perfetto, arrivano subito. L'occhio sinistro come va? Eccomi, dimmi, dimmi. Sono 3 birre scure a testa, quindi 6 birre scure. Vede? 3 birre scure. Poco e niente. È sempre offuscato. Capito. Magari, dato che oggi Balanza ha già la sua pistola pronta che l'aspetta. Molto bene, Cadorna, molto bene. Balanza, lasciami dominare. Revolver. No, te non hai idea di che cosa fai. No, io vorrei un revolverone, però un saccolino e un frigorifero. Salve, salve, salve. Allora, salve. Buonasera, chi è morto? Chi è morto, Gesù? Forse ce la fa il paziente, ma lo vedo... Ok. Si bisogna chiami. Io ti anticipo... guarda, ok, va bene, grazie. Quanto è alta, signorina? Complimenti. Mi tacchi. Ah, Balanza, se, a proposito. Se avete bisogno di altro, sono lì. Ma se ha un'analcolica, signorina? Hai sentito di Adam? Sì? Grazie. Adam? Da, l'ex proprietario di questo locale. Come? Grazie mille. Ricordo che l'ultima volta che l'ho incontrato era il giorno prima delle aste, quindi... Io l'ho beccato dopo le aste, sai cosa mi ha detto? Che sarebbe molto interessato a prendere il vanilla. Ah, capito. Non mi piace la birra. Infatti è stato poverino, è stato a casa. Io gli volevo dare una mano, ma non posso dargliela. Ah, salve, dottoressa. Secondo me, me lo auguro che ci riesca proprio, perché tanto è cavolo. Sarebbe bello. Vabbè, e allora io vi saluto, allora buona serata. Vado, d'accordo, dottoressa, buona serata. Arrivederci, dottoressa. Buon lavoro. Arrivederci. Sì. La mia top ambulanza con 400 chilometri. Sei la seconda persona che incontro che fa il pescato. Come si chiamava? Lo Santos Medical Center, mi dico qual è la sua emergenza. Sì, buonasera. C'è qualcuno, Sandy? No. No, vengo in ospedale centrale. Cosa quindi... hai bisogno? Ho bisogno di una medicazione. Si è fatto tanto male? No, sono in macchina con un amico, era giusto perché era più vicino. Sì, sì, sì. Tranquillamente. Vabbè, l'aspetto qui era un tanto. Grazie. Allora, salve. Salve. Molto bene. A quanto pare si è ripreso. Dopo $700 si è ripreso. Giusto. Questa è gente. Sono tutte anonime le chiamate all'ospedale. Tutte anonime, l'ospedale, chiamate all'ospedale. Polchong. Tutte le chiamate ai servizi sono anonime. Paziente di Amungui, salve. Sono la dott-
dottoressa Emily Moore, le scrivo per decidere e fissare una data per una visita preoperatoria. Vorrei analizzare attentamente il suo e il caso di caso è quello di mia sorella per capire se è necessario un trapianto di pelle estero. Mi faccia sapere quando è disponibile per la visita. Poi nuovo messaggio. Buonasera, sono la dottoressa Emily Moore. Le scrivo per decidere e fissare un appuntamento. La visita preoperatoria. Vorrei analizzare attentamente il suo caso per constatare se è necessario un trapianto di pelle. Poi invece sì, dottoressa, dica. Riguardo il fatto di prima del lavandino eccetera eccetera, è possibile mantenere un po' di privacy? Non vorrei che troppa gente sapesse di questa cosa. Noi medici non siamo obbligati a non divulgare queste informazioni. Ah, meno male, avevo paura perché... Finché all'interno dello staff medico non c'è problema, ma all'esterno con pazienti e persone non possiamo divulgare nessuna informazione riguardante il singolo paziente. Ah, perfetto, mi sento già meglio. Non si preoccupi che a parte lo staff medico non lo saprà nessun altro. Grazie mille, dottoressa, grazie mille. No, niente, di niente. Dimmi, che stai bevendo? La Sprung? Limore, le scrivo per tengo un po' la gola fissare una visita. Visita, no, no, ce l'ho, ecco. Visita per visita. Ah, mo sì. Le scrivo dato che un collega mi ha chiesto di effettuarle una visita in seguito alle ustioni Madonna, dove le trovi? Dove? Praticamente a me piace molto la natura, con le escursioni. Gianluca, la natura mi sa che non ti vuole tanto bene. Se ti ammazzavo. Non è vestito di lui, madonna. Ah, è vero, non l'avevo visto. Sotto una visita in seguito ad una microfrattura. Cioè,
sacco di gente in mezzo alla strada che butta la roba a terra. Al ginocchio. Secondo me qualche giorno fa c'era pure un sacco di roba addosso a me, fra piattole e cibi. Cazzo, spero che no. Adesso volevo chiederle quando fosse disponibile per fissare questa verità. Fuoco a tutto, praticamente sono... ho il culo come quello di un bambino. Miracolo, ma già scritto. Beh, l'importante è che ha risolto il problema. Sì, sì, il problema è risolto. Abbiamo fatto anche una spugnatura. Buonanotte, Demi. Buonanotte, carissimo. Grazie per essere stato con me. Ho fatto la palla doccia. Non me ne intendo, però insomma, saranno... saranno in grado di fare tutto, no? Sì, va bene ragazzi, intanto io allora non so come c'è più niente da fare, vi saluto, vi ringrazio tanto per essere stati qui con me, vi ricordo di fare punto esclamativo YT per iscrivervi al mio canale YouTube, punto esclamativo Discord per seguirmi pure sul canale Discord, vi ringrazio tanto per essere stati con me e ci vediamo in un'altra live. E ci vediamo in un'altra live. Ciao.